Buonasera amici di Camera Caffè, B-roll. benvenuti su Domenica Inn. Io sono Rita dal Dungeon e sono qui in compagnia di Albano. Albano. Chi è Albano, Albano? Chi è Albano, Albagno? Albano Laziale, che è Albano Laziale Luigi. sarei io, quindi. Poi no, io volevo essere Maria Vecna. poi sono in compagnia di Cristiano Ah, Cristiano, aspetta, ci possiamo arrivare. Cristiano Malordo. Malfurion, dai, un Furion, Cristiano Cristiano Malfurion. Malordo. No, No, Cristiano Malfurion è di Christian The Seeker. Christian De Seeker e anche di Massimo Bondage. Massimo Bondage, nome live, me ne frega un cazzo. Massimo Bondage, nome live. Va, minchia, comunque stiamo diventando veramente bravi, eh. Cioè, Sì, io non... trovato in A trovare quanti? il Tre nome live. minuti, tre minuti, tre Allora, signori, minuti. buona domenica, questo giorno che io non sopporto. Qual è il giorno della settimana che voi non sopportate, ragazzi? C'è un giorno, io la domenica non Il sopporto. martedì. Martedì. Io il lunedì. Allora, aspetta, argomentiamo. Martedì, perché martedì? Allora, perché lunedì dici è brutto, torno al lavoro, però lunedì puoi anche ricevere i bonifici, le cose nuove, no? Martedì non ha un cazzo di senso perché è lontanissimo il weekend e dici minchia, ancora è martedì. Però mercoledì Quindi è per peggio. me. Eh? Perché mercoledì è peggio? È perché sei ancora vicino al lunedì, ma ancora lontano dal weekend. Ma vedi la luce, vedi? Cioè, Secondo me non è è passato un vero. giorno, ma dentro di te non è passato quel giorno. E secondo me, Feli, qual è il giorno più brutto della settimana? Qual è quello che odi? Condivido la domenica, perché sai che il giorno dopo ti devi svegliare, capito? Quindi te Che la vivi questo è il tutta. secondo motivo per Io me. invece il sabato, il giorno dopo, non mi sveglio. Infatti non sono qui, sono defunto lì a letto. Là. Quello è un gatto. No, è una busta di plastica. Ah, ok, pareva il gatto pixelato, non lo so. No, il gatto non Il può stare gatto qua, fa un pixelato. bordello. Il gatto è banished. Allora, ragazzi, io il giorno che non sopporto è la domenica, ma non perché l'indomani sia il lunedì, perché il lunedì, una volta non mi piaceva il lunedì, però poi ci pensi, il lunedì ti rimetti in moto, comunque c'è bisogno anche. Però non mi piace la domenica perché dopo pranzo la domenica comincia a diventare di un Perché ti lento. sfondi di cibo, Ma compare, anche quando non questa è la cosa. mangi, comincia e non passa mai a di una proprio la placida domenica che tu dici. Che La faccio domenica del oggi? villaggio, La ragazzi. domenica del mi ammazzo, no? Invece io sono sempre felice la domenica perché siamo live. Siamo live, siamo Questo è Vandelver vero. and Below, The Shattered Obelisk, in compagnia di Luigi Astengo, di Felice, di Wikiroll, di Omar della Dara dell'Occhio. Ci sono anch'io, altrimenti non potrei parlare. È masterato tutto dal carissimo Amberdale. Ragazzi, come state? Come Allora, state? io sto molto bene, sto anche meglio da quando il nostro caro Noctis Tattoo, insieme a lui, ragazzi, che lo salutiamo, io vorrei salutarlo, non ho detto il suo nome adesso, ragazzi, non vi preoccupate perché facciamo anche i ringraziamenti. Volevo salutare Noctis che si è, ragazzi, per chi non lo conosce sicuramente non ha visto il reel di questa settimana, Andate a giovedì. vederlo. Ma Andate a vederlo adesso. è un reel talmente potente che non è visto, è lui che vede voi. Vi guarda, Esatto. vi osserva e vi giudica. Quindi, ragazzi, se non conoscete Noctis Tattoo, andate a seguirlo anche su Instagram e andate a vedere il reel che ha fatto in collaborazione per il suo logo. Sì, perché ha fatto Qual è il lui suo? che. Cioè, è suo, è lui l'artista! L'artista! Perché la storia è tua, il logo è suo e la Ma la canzone è di. musica. Ma la musica, la canzone, la voce è di Felice e Ma la l'instrumental è di. notte. Epidemic Sound. Epidemic Sound! Grazie, salutiamo Grazie, anche Epidemic il Sound. signor Epidemic di Dacci cognome La l'abbonamento Sound. gratis per Epidemic Minchia, veramente. Dai. Veramente, dovrebbe. Ce lo contattiamo. Ciao, mi Ciao, chiamo. Ciao, in Mr. minuscolo, tutto minuscolo. Epidemic.
Quindi ragazzi, andate a vedere il reel perché è veramente una bomba, una bomba. E io devo andare a farmi tatuare tutto il corpo da Noctis, quindi preparati perché mi tatuerai tutto il corpo, tutto. La faccia di Gorash nel submerso. Tutto, io voglio la faccia di Gorash qua, l'arco qua dietro di Gorash, ai lati e ai fianchi voglio le accette di Gorash, tutta l'armatura devi tatuare. Vediamo chi ha il coraggio di farsi tatuare Lordo. Ragazzi, io Lordo. E poi ringraziamo, ragazzi, ora sono tutti ringrazi, Cimozzo, che insieme a noi per 11 mesi si è al nostro tavolo da gioco. Bella per tutti, bella anche per te. Gianto80 che regala 10 abbonamenti. Oh. Quindi questo lo sapete che vuol dire. Stasera barzelletta. La banzelletta era una sola. Gianto80 che grazie per i due abbonamenti regalati alla community, 10 abbonamenti. Palladio1 che per 17 mesi si unisce a noi. Buongiorno ragazzi, sappiate che c'è un modo per calmare un vegano incazzato? Lo sedano. Poi coraggiosa, bella. Coraggiosa. Apprezziamo il coraggio di averla scritta così, sapendo che qualcuno avrebbe letta ad alta voce. Michele il Goliardico, che per la prima volta si unisce a noi. Puttis, che per 5 mesi insieme a noi finalmente riesca a tornare a seguirvi live. A seguirvi, ragazzi, grazie per regalarci sempre emozioni. Grazie, caro. Kudrix94, sono arrivato tardi, è già arrivato il felice momento. No, ma sei arrivato appena in tempo. È partito quell'up train che già si è concluso. E grazie a tutti per il caloroso sostegno. Grazie mille, ragazzi. Voglio dire una cosa, vai, scusatemi. Dici. Dico, ora l'ultima. No, per spezzare un giavellotto magico più uno nei confronti di Omar, io volevo dire una cosa. L'ultima volta Omar la doveva fare a barzelletta. Ma infatti, quello che volevo fare. E io, in maniera indiscriminata, voglio sfidare il grande Omar della Terra dell'Occhio. Gara di barzelletta. Raccontare la sua barzelletta, e sarà il popolo. Quindi io chiederò al grande Envy Lambert di fare un sondaggio, chi è il miglior barzelletto. E invece no, io vi chiedo in chat, facciamo hashtag o felice momento Omar momento. E se ci sono più felice momento, ragazzi, vi contendete il layout. Invece la cintura di Davide WWE. Felice momento è felice momento, quella è tradizione. Noi siamo una nazione ancora poco chiusa, ecco, no, però, il cambiamento delle tradizioni. Però pensa questo, layout con una X rossa e sopra c'è scritto se Omar vince, Omar vince tagliato. Ok, il layout lo facciamo tipo con la scritta Paint, tipo felice, tagliato, è scritto proprio a mano su Paint, Omar al momento. Bene. Con un occhio disegnato accanto. No, perché infatti Shrooms 3 scriveva, ma qua siamo tutti in fila per la banzelletta della cacca. Ecco. Sondaggio per quale barzelletta? No, io dico, tanto la dici, io vorrei il sondaggio per chi è il più grande barzellettiere. No, ma io non posso competere, sono consapevole, cioè ma come... Ma smettila, non ti sminuire, mi fai il culo invece, non dai. Le so le barzellette. Quando avete finito di darvi i bacini sul culo a vicenda, possiamo anche procedere. Immagina la scena di lui abbracciati al contrario, che ma no, a tutti gli illustratori che ci stanno seguendo in questo momento, sapete cosa dovete fare? Ma no, sei più bravo tu. Ma no, sei più bravo tu. Omar X felice is real. Porca troia. Comunque, allora, va bene. Si sta utilizzando Omar. Aiuto malissimo. Allora, io direi che il felice momento is real. Però no, Nino Dungeon 86, grazie caro, che si è buono a livello 3 per 15 mesi, grazie caro. Vi ricordiamo che dato che Nino Dungeon si è abbonato a livello 3, vi ricordiamo che chi si abbona a livello 3 ottiene in regalo tutte le nostre avventure disponibili su DM's Guide. È sbagliato, ottiene anche un'altra cosa in regalo. No, la nostra gratitudine. La nostra gratitudine. Che è importante. Un super grazie, un super prego. Super grazie, un super prego. Quindi un super grazie. E dunque, ragazzi, io direi mettiamo il felice momento, la canzone ufficiale. Il felice momento. The official song. Sì, the official song.
a voi la parola. Maestro Omar, le cedo lo scettro della coglionaggine, prego. Vai, vai. Ma perché? Vabbè. Credi in te stesso. Allora. Credi nel potere. La barzelletta serve essere convinti, anche se fa cacare. Se tu sei convinto che fa ridere, farà ridere, vai. Ma la barzelletta della cacca fa cacare per forza. Credi in te stesso. Bravo! Ma soprattutto credi bene, in vai! Massimo Boldi. Era cominciato come una minchiata sta cosa la allora. Sera quando doveva arrivare. Finita malissimo. Vi chiedo scusa, io non so dire le barzellette, però va bene. Allora. Momento c'è Mori. Quest'uomo, ok? Che cammina tranquillo da solo in mezzo a questo sentiero in mezzo ad un bosco. E lui cammina tranquillo, felice, pensa alla sua giornata, pensa a quando tornerà a casa la sera, che troverà il compagno a casa ad attenderlo tutto felice, tranquillo. E mentre cammina in mezzo a questo sentiero di terra, trova una cacca grande così, dura, ok, quelle che una cacca importante. Lui la guarda, pensa, ride, inizia a ridere tantissimo pensando questa è una cacca da record, una cacca incredibile, una stronzata, e ride, se la gode, poi continua, riprende a camminare, pensa quando tornerà a casa e mangerà finalmente ciò che troverà sul tavolo, quindi un bel piatto di stufato caldo. E mentre pensa e cammina nella strada verso casa, guarda per terra e trova un biglietto. Prende il biglietto, lo apre, lo legge, e questo biglietto recita: tu ci ridi, ma non sai quanto ci ho pianto. Sono stupido. Qual era? Scusate, non l'ho spiegato. Qual è la ma cosa? Ma come? Scusate. Qual è la cosa? Non biglietto firmato da Yellow Pecora. È quello che la fa. Cioè, ricordati la descrizione, no? Del bello splattone che ha trovato, duro, se bello luce, tu ci ridi che ci sei passato vicino, pensa io l'ho fatta, ho pianto, che era grossa e dura, vuol dire che poraccio a tirarla fuori. Questa la cosa. Vabbè, sì, ok, era carina. Ma pensavo ci fosse dell'altro. Non ti mentirò, Omar. Per un attimo mi sono immaginato io che, non sto scherzando, io che dicevo: ragazzi, abbiamo un vincitore, mi dispiace, però rimarrà solo nella mia testa per me. Però ci hai provato, un abbraccio. Grazie, è stato bello. Ti voglio comunque bene, mi sa. L'uscita è di là? Disse Cesare col pollice verso il giù, verso il basso. Ci hai provato, bravo. No, allora. Complimenti. Mi piace, ragazzi. Donadona mi dice: ti prego, Luigi, spiegala un'altra volta. La barzelletta della cacca, ragazzi. Ai prossimi 10 abbonati. Ma in effetti, di cacca sapeva un po'. Come ti senti, Omar? Ti vedo imbarazzato. Sono morto dentro. Non sei mortificato? Al limite è morticacato, visto il tempo. Allora io volevo dire che sta live è partita bene. Ma dai, bene, dai. bene. La stessa partenza che ha io quando ho il mal di pancia in bagno. Belli che è partita bene. Ragazzi, Taila da Diana che dice: apprezziamo lo sforzo di Omar, come diremo a chi l'ha fatta. Già. Non ho capito. Cazzo, ridi, non ho capito. Apprezziamo lo sforzo di Omar, come diremo a chi l'ha fatta la cacca della barzelletta. Oggi niente, Luigi spiega cose, scusate, è una mia brutta abitudine da insegnante di teatro, scusate.
Va bene, ragazzi, prima che bevo il liquido per lavare gli occhiali e mi levo davanti, ovviamente metaforicamente parlando, sì, Emmy, lo so che ti dissoci, però la smutati. Lo scherzo, era la burla. Comunque, allora, Anvil, scusami, questa cosa è finita? Possiamo andare avanti? Oppure dobbiamo... Ma che cazzo? Impazzito! No, vabbè, ma che cazzo è? Ma tu immagina una cosa. Chi era... Aspetta. Immagina una cosa, per ringraziare. Più barzelletto. Immagina chi sta guidando, è in autostrada, sta guidando e tiene il podcast noi, no? Tu qui c'è urlato. Discretamente alto. Si spanda. Comunque, no, chi vuole essere... Qua ci sta tutti i momenti, allora, ragazzi. 5 barzellette! Cioè, una freddura a testa mi sembra giusto, almeno, ragazzi. Ma sei pazzo! Io sei pazzo. Una barzelletta ce l'ho, è quella che ho raccontato Omar mentre col aspettavamo, mentre che aspettavamo Nation, una volta. Io per ricompensa di un dungeon, una freddura a testa, penso, ma velocissima anche ci sta. Ma vabbè, io, quella non è velocissima. No, Nino Dungeon, no, allora... si può. Bradi pazzo, grazie per esserti abbonato per 12 mesi insieme a noi per questo tavolo da gioco. E poi Nino Dungeon 86 che regala 50 abbonamenti. 50 abbonamenti, grazie di cuore. Ma grazie mille per il supporto. Grazie a tutti non quanti. So che dire. E Noctis che non l'avevo visto, Noctis che regala un abbonamento. Grazie caro, grazie mille. E grazie Alex Ballandi. Oh, basta! La, grazie Alex Ballandi per i suoi 100 bits. Grazie mille. Grazie. Almeno un'altra barzelletta serve. Grazie, ragazzi. Grazie mille a tutti. Io. Vabbè, dai, per il meme, felice, dai. Sganciane una. Velocissimo. Sganciane una. Vai. Ok, allora. Per te, Nino Dungeon. Per te. Nino Dungeon. Tutti gli altri, mutate il video. Solo Nino Dungeon. Esatto. No, scherzo. Questa me l'ha raccontata Lord Frappi. C'è un contadino che sente uno strano rumore in giardino. Esce fuori e vede che la terra è smossa. La terra dove stava coltivando i campi è leggermente smossa. Allora va lì con la sua pala e comincia a scavare. E mentre scava, trova il tettuccio della macchina della polizia. Allora, cazzo è, cominciala, toglie la terra, la toglie ancora e mentre arriva all'altezza dei finestrini vede che ci stanno lì due poliziotti fermi nella macchina. E allora il contadino gli bussa. Quelli non c'è la gbzz, c'è la manetta che fa capire che è una barzelletta vintage. Cosa? E voi cosa ci fate qua? Dice il contadino ai poliziotti. E i poliziotti dicono: niente, stavamo inseguendo uno. E allora? E niente, ci ha seminati. Io ti chiedo, io ti do rimborso. Guarda, gli invio su PayPal l'ammontare che ha speso per fare 50 salti. È come dire, un signore entra in un caffè. Ma che splash. Cazzo, mi sono bagnato tutto! Per cortesia, la prossima volta solo Omar, non grazie, dice Devil Dante, non tu, no! Va bene. Io vi prego, ragazzi, non mandate più abbonamenti, voglio cominciare e basta. Vero, però dobbiamo giocare. Oddio! Però... Comunque, signori, ragazzi, io lo propongo. Qua dobbiamo fare, secondo me, un talk al mese di cazzeggio. Ci organizziamo. Sì, per favore, facciamo. No, ma anche perché io voglio dirti. Cioè, abbiamo è presente la serie dei film Le notti del giudizio. Dobbiamo fare lo sfogo, perché sennò guarda che ne usciamo, sennò. Joseph Grippaldi scrive: mi togliete l'abbonamento, per favore. Dammi il tuo PayPal, ti faccio il rimborso. Sì, accettiamo rimborso.
scriveteci su Instagram, facciamo il rimborso. Signori, va bene, Envil, abbiamo fatto qualunque cosa sia quello che abbiamo fatto. Spostaci sul layout. Ma non lo farò io, lo farà il mio spirito. Guarda. Dunque. Perché non abbiamo ancora mappe. Non abbiamo, non c'è una mappa perché questa sera non iniziamo da una mappa. Inizieremo tra poco da una. Dalla scena, come giusto che sia, il nostro Envil è mancato, quindi bisogna sapere che cosa ha fatto Envil. Finalmente posso mostrare il delfino che è in me. Vai. Visto. Nell'ultima sessione, dopo che il nostro Envil ha abbandonato la nave, la Gurega Calbo Itera, questa nave, che appunto vuol dire nave di barca di Gurega Cal, si è addentrata ancora più in profondità nel sottosuolo, sfruttando le correnti di questo fiume sotterraneo. La Gurega Cal si è dimostrata un'ottima nave, robusta. Talmente robusta da poter sostenere il peso di un confronto. La Boitera è stata assalita, saltata, abbordata da un branco di Quotoa che sono stati respinti dal gruppo. Tuttavia, uno degli uomini di Gurega Cal non è riuscito a sopravvivere all'attacco. E alcuni, molti dell'equipaggio, sono stati feriti. A questo punto, dopo essersi messi in sicurezza, il gruppo ha deciso di riposare. Tuttavia, questo riposo è stato un po', diciamo, disturbato. Finn ha avuto uno strano segnale. Davanti a lui si è palesato un corvo e lo ha beccato sulla mano. Uno strano segno che Finn poi mi dirà come l'ha voluto interpretare. Aruk, ricordi cos'era successo a te, Aruk? Allora, c'era una strana sensazione, una sorta di suono. C'era qualcosa che voleva entrare nella tua mente. Testa. Sì, però era rimasto il suono del... Esatto. Mentre però Lordo... L'anello mi ha protetto. Mentre Lordo... Cosa avevi fatto, Lordo, te lo ricordi? Il sommozzatore. Sì, vabbè, quello durante il fight. A fine sessione. Cosa ho fatto a fine sessione? Ricordi come finita la sessione? Cosa faceva Lordo a fine sessione? È andato la tizia a dirgli che anche i coboldi sono... Cioè, non è vero che tutti i coboldi sono così. Questo ho fatto io. Ho tirato fuori il carattere dei coboldi. E dopo aver fatto anche acquisti, che il gruppo ha contrattato, ha scommesso un po', la Boitera andava avanti. Ma noi adesso ci spostiamo un po' più in fondo alla grande caverna. In lontananza, un delfino. Una strana creatura per il sottosuolo. Una creatura particolare. Lentamente, mentre scroscia tra le onde, mentre si addentra nel buio delle acque del sottosuolo, giunge
in una sorta di gigantesco lago, una baia. L'acqua smette di scorrere e si accumula tutto in un grande punto. Non appena i tuoi occhi, Oziud, fuoriescono dall'acqua, riescono a intravedere questo luogo. Sembra che tu sia giunto in una costa. Questa baia, molto grande, di cui però riesci a vederne i confini, potrebbe ospitare dalle 4 alle 8 navi. Tuttavia, non è un buon posto, come ti aveva suggerito Guregakal, presso cui attraccare. La costa è molto frastagliata, ci sono piccoli scogli, la maggior parte di essi appuntiti, e l'acqua qui è molto più calda del solito. La tua pelle lo avverte e senti che dei fumi, non appena il tuo corpo si alza verso la superficie dell'acqua, dei fumi investono il tuo volto. È come se del vapore acqueo accarezzasse la tua pelle. Noti inoltre che le piccole onde si infrangono contro una costa abbastanza articolata anche in percorsi. In percorsi che portano verso una struttura. Una struttura alta, dalla forma appuntita, quella che vedi in fondo all'immagine. Sembra come se quella struttura si fosse staccata dal tetto, come se fosse frantumata nella sua sommità. Riesce a intravedere che c'è un sentiero, una sorta di sentiero di pietre appuntite che si collocano davanti a te in un certo ordine, formando una strada tramite cui è possibile raggiungere quella struttura. L'aria qui è parecchio fetida, è un fetore che tu hai già sentito. Sai che il sottosuolo non è famoso per la sua sicurezza, tuttavia senti che l'aria qui puzza di marcio. A te. Ok, ancora in forma delfino. Ho scelto questa forma perché si adatta meglio all'acqua dolce. Immagino che sia acqua dolce, giusto, Master? Sì, è acqua dolce. Immaginavo. Mi avvicino al primo appiglio che trovo là lungo la costa. E appunto nella mia forma riesco a notare davvero poco di quello che mi hai descritto. Una volta arrivato appunto nella costa, mi tiro su e torno appunto in Oziud. E ancora tutto bagnato, inizio appunto a guardare appunto quello che mi hai descritto. E ti vorrei fare una domanda. Certo. Queste strutture che ho davanti... Mm-hmm. Ho detto che sono precipitate da sopra, giusto? Sembra che... è come se... immagina che la punta di quella struttura alta che vedi in fondo una volta fosse attaccata, come se proseguisse attaccata al tetto. Sembra che... come un ramo spezzato. Però vedi che è un edificio, probabilmente è crollato su se stesso. È come se le fondamenta fossero venute a mancare. Io durante i miei viaggi comunque ho visto diverse architetture, non sono di certo un grandissimo frequentatore di città, però riesco a capire di che manifattura si possa trattare. Mi fai un check di storia, classe difficoltà 15, perché c'è un motivo ben preciso alla risposta alla domanda che mi hai fatto. Storia? Sì. 15. Perfetto, giusto, giusto. Quando guardi questo dettaglio, effettivamente, intanto sei salito sulla costa, giusto? Sei tornato forma... Sì, sono tornato a Oziud. Ok. Dopo esserti rimesso in piedi, quindi hai mosso i primi passi a quattro zampe sulla costa e poi ti sei alzato durante la ritrasformazione, inizi a guardare questi dettagli.
Adesso che sei in piedi sulla costa, riesci a riconoscere alcune strutture. Sembrano delle guglie e alcune sembrano pezzi di arcata. Cerchi di mettere in comune tutte le conoscenze che hai sulle architetture e sulle manifatture delle architetture. Richiami alla mente l'architettura nanica, piena di forme geometriche particolari, quella elfica che richiama molto le sinuose curve e le ondulate forme tipiche della razza elfica, e cerchi poi di ricondurre ad altre forme ciò che vedi. Il risultato di questa analisi, a prima vista, guardandoti anche a destra e a sinistra, dato che questa è come se ci fosse stata un'esplosione e pezzi di architettura fossero finiti anche vicino a te, riesci a capire che si tratta di una meravigliosa quanto interessante combinazione di architetture. Duergar, quindi naniche, elfiche, quindi probabilmente drow, e riesci a scorgere come inserita tra queste due architetture una manifattura gnomesca. Sei mutato, Anvil. Ok, questa cosa mi incuriosisce un attimo, ma non abbastanza da abbassare la guardia. Sinistra, destra, ricordo, ritorno a me e ritorno, abbandono l'acqua lentamente con la mia psiche per focalizzare meglio il terreno in cui mi trovo adesso. In questo momento Oziud si sente solo, non è stato mai così tanto lontano dalla foresta a livello di bioma. L'Underdark è un posto che non conosco, e per quanto io sia un mezz'orco, fisicamente non so difendermi. Probabilmente tu l'Underdark è vero, non lo conosci, ma tu non conosci questo Underdark, perché finora, fino a qualche metro sotto la superficie, ma qua giù tu non sei mai arrivato così lontano, effettivamente. Ritorno ai miei compagni, penso a dove possano essere, poi ritorno a me stesso, ritorno alla mia idea di viaggio, quasi di caccia, in questo caso di ricognizione, e mi metto a quattro zampe, inarcando la schiena, e inizio a ululare. Sto lanciando Conjure Animals. Ok. Guarda, Emily, io faccio pure un'altra cosa, dato che puoi esplorare diversi pezzi della costa. Io ti metto anche la tua miniatura sull'immagine. Ok. Così attualmente sei lì, per quanto mi riguarda, da quando te qua sei arrivato. Dimmi tu in quale zona vuoi spostarti, che ci sono diverse cose su questa costa. Guarda, allora metto pure la mia crew. Sì, puoi mettere anche il tuo cohort. Ok, vediamo se riesco a farlo io. Se no posso farlo io. Uno, due e tre, li vedete? Sì. Ok. Inizio a ululare e appunto si materializzano questi spiriti evocati appunto dal Feywild. I miei tatuaggi si illuminano per qualche istante, è come se fuoriuscissero quasi dai miei tatuaggi o richiamati da qualcosa, e dei grossi metalupi appaiono davanti a me mentre i miei occhi sono chiusi, ma riesco a sentire le loro zampe che si muovono sul terreno. Sono particolarmente familiare con questa specie, con questi spiriti. Io, quando ho passato tutto il tempo nella foresta di Phandalin, era con loro che cacciavo. Loro sono il mio branco. Io ne faccio parte, sento di sentirne, di fare parte, appunto. Però in questo momento non posso tornare alla forma che vorrei, alla forma che si aspettano, alla forma che desiderano. Ok. Accanto a te quindi appaiono queste figure traslucide che, con il buio dell'Underdark e i bagliori dell'acqua, riesci, una persona normale riuscirebbe a distinguere come lupi, come metalupi. Dopodiché non li comanderò, ma loro sanno qual è la mia intenzione, gliela comunico col mio sguardo a gesti, usando l'empatia che solo un druido del mio circolo potrebbe mostrare con spiriti animali. E vorrei iniziare appunto ad addentrarmi in queste rovine, queste macerie. Ok, allora, la maceria principale, la rovina principale, è a circa 25 metri da te.
quindi abbastanza lontana. Mentre cammini a destra e a manca, noti che ci sono diversi dettagli che ti faccio notare. Quanto hai di percezione passiva, Oziud? La penso un bel po', sai. 14. Guardi a destra e a sinistra e noti altri pezzi di architettura. Tuttavia, i tuoi lupi, mentre ti affiancano, vedi che spesso si fermano, come se odorassero qualcosa, come se percepissero qualcosa. Allora io prendo la scheda del tuo metalupo evocato, faccio un check di percezione. Ok. Però ne tiro un altro perché hanno vantaggio. Ok. Uno di loro inizia come a fermarsi. Vedi che punta verso un cumulo di macerie posto a circa 10 metri dall'entrata. E in quella zona lì sembrano esserci diverse pozzanghere di liquido. Un liquido che riflette la luce, quindi capisci che è molto denso. Avvicino, secondo le indicazioni del mio, okay, del mio compagno. Il lupo si avvicina qui, da questo lato qua. Ok. Gli altri ovviamente ti seguiranno. Il metalupo ritorna verso un'insenatura posta a destra della costa. Vedi che il lupo ruota intorno a una piccola roccia, che poi dà alle spalle a un'altra roccia più grande, come quelle appuntite che vedi nella foto. Dietro questa roccia vedi che sono cresciute diverse piante marine, tra cui anche delle piante simili a coralli. Poco più a sinistra vedi questa creatura completamente bianca e dagli occhi spenti. Tra me e me faccio... A loro non piace che parli in comune, quindi parlo in silvano in modo tale che possano capire almeno ciò che sto dicendo. Gli uomini pesce me ne avevano parlato. Morto. Perché? Mi avvicino, faccio il giro anch'io, mm-hmm, e mi avvicino a questa strana creatura che non ho mai visto. Quando ti avvicini, effettivamente, non serve che ti faccia rullare, sembra essere un quotà. Tuttavia, il quotà sembra essere davvero molto magro, come se avesse perso i grassi tipici del corpo del quotà. Le sue scaglie sono davvero asciutte, come se non possedessero più nessun tipo di liquido, e i suoi occhi sono vitrei rispetto a quelli di un pesce, che sono comunque molli, vedi che sembrano quasi induriti dalla secchezza. Tuttavia ha delle pinne molto più pronunciate. Cosa vuoi fare di questo corpo? Inizio a ispezionare il corpo mentre faccio ai lupi. Credete che sia qui da molto? Datemi una mano. Loro possono risponderti, Ambito? Non posso rispondere. Non possono rispondermi direttamente se non a gesti, a cose, okay, che comunque riesco a capire grazie allo Speech of the Woods. Ok. Però fai che fanno quello che... Vabbè. Insomma, non sono nemmeno degli ordini. Vedi che i lupi si avvicinano alla creatura. Iniziano a odorarla. Uno di loro poi si pone alla sua sinistra, al lato opposto a dove sei abbassato praticamente tu. E vedi che gli urta la testa col naso, come se volesse spingerla. Poi dà un colpo di muso e la testa della creatura si batte in un lato. Noti che ha una grossa ferita alla testa. Una molto grossa ferita alla testa, come se il suo cranio fosse stato piegato. Acuto come sempre, Haggard.
Quindi mi avvicino al cranio e inizio ad analizzare appunto questa ferita. Non appena ti avvicini, la vuoi toccare, vuoi guardare, cosa farai? Beh, per il momento la guardo, poi nel momento in cui appunto cerco di manipolare chiaramente il cranio, di toccare, cose così, lo faccio in un secondo momento. Però... mi fai un check di medicina, classe difficoltà 13. Gattolo. 27. Okay. Ti avvicinerai, non appena... Che gruppo sanguigno è? Faccio le lastre. È caotico pesce. Caotico pesce. Ti... cominci a guardarlo. Tu non hai mai toccato un quota, ma deduci che abbiano la stessa conformazione fisica dei pesci. Abbaia logica, comunque. Ma basta uno sguardo a capire che il suo cranio è sfondato. Ma non sembra essere stato sfondato con un colpo di martello o un colpo contundente di qualcosa. Più che altro sembra come se qualcuno avesse aspirato dal suo cranio. Brutta schifezza. Riesco a ricollegare qualcosa? Qualche creatura che potrebbe far cose del genere? Fammi un check di arcana. Ho già parlato di Mind Flayer. Se l'hai già parlato, allora non mi ricordavo, quindi se hai parlato, sì, allora. Nel dialogo all'inizio. Ah già, sì. Allora sì, è una delle ipotesi che ti bazzica in testa. La posso pensare, ok. Sì. Tuttavia, non ho mai incontrato chiaramente un Mind Flayer, tuttavia vorrei comunque analizzarla bene, questa porzione che è stata risucchiata. Mm-hmm. Nella fattispecie faccio una cosa un po' inquietante. Fuoriesco il mio... anzi, nemmeno col falcetto. Con le mani, se è abbastanza molle, provo ad aprire la ferita e vedere se fuoriesce qualcosa, se effettivamente mi sembra quasi vuoto il suo interno. Non servirà neanche una prova, le tue mani perforano la ferita già aperta. Il cranio si apre come un budino. Tuttavia le squame, che adesso ne hai completamente prova, le squame si spezzano. Perché sono secche, veramente secche. Il cranio si apre. L'occhio quasi salta via. Dopodiché riesci a notare che il suo cranio è vuoto. Poi getto questo... anzi non getto, adagio questa creatura a terra. Scuoto un po' la testa. Sono un po' perplesso perché sinceramente di queste creature ne ho solo sentito parlare. Non sono cose che dovrebbero essere nella superficie, ma qui ho sentito storie sulla loro presenza nel sottosuolo qualche volta. Sì. Ma si tratta soltanto di storie però. Questa cosa... mi allerta un pochino. L'atteggiamento mio e dei lupi insieme al mio cambia. I lupi iniziano quasi a guardarsi sinistra e destra, quasi ringhiando, cercando di dedurre l'atmosfera, mentre io invece fuoriesco il mio falcetto guardandomi intorno. Non credo che sia fresca, ma è una risposta istintiva, quasi emotiva di Oziod. C'è stato del pericolo qui, forse c'è ancora. E mentre mi guardo intorno, cerco di avanzare o di cercare altri corpi di questo tipo, segni di una battaglia qui. Man mano che ti avvicini alla struttura, i tuoi nervi si mettono sempre più in tensione. Arrivi molto vicino ad essa, circa 5 metri dall'accesso, e giungi in un luogo che sembra quasi darti il benvenuto. La luce diventa sempre più rossastra, come se ci fossero dei cristalli che emanano una luce tetra, quasi inquietante. Poi, quando senti che questa
sta quasi pulsando. Inizia a essere tutto un po' più strano. Nella tua testa cominciano ad aleggiare come delle strane visioni. E quasi che senza te ne rendi conto, è come se fossi stato distratto per un attimo, ti ritrovi davanti a questo passaggio che sembra condurre verso l'interno della struttura. Vedi che a destra e a sinistra ci sono delle statue completamente distrutte, sovrastate dal peso della struttura che è ricaduta su se stessa. Due luci rosse sono inserite in dei pilastri e del muschio cade da un'arcata in fondo. Vedi che a sinistra e a destra sempre le statue accompagnano degli scheletri che sono rimasti lì per terra, frantumati, e per terra grosse chiazze oramai bluastre di sangue stantio. Strano posto. Rimanete in guardia, ci avventuriamo. Vado avanti. Non so perché, ma provo una strana rabbia montante. Non lo so per quale motivo mi sento più arrabbiato del solito adesso con Oziud. Forse aver visto un cadavere in quel modo, essere effettivamente partecipe della presenza di quelle creature qui. Sì, sono arrabbiato, definitivamente. Affretto il passo anche, stringo i pugni. Non appena... I lupi sta cosa la sentono. Vuoi andare avanti o torni indietro? No, avanti. Ok. Ti avvicini ancora dunque. I lupi restano di guardia. Tuttavia, non appena i tuoi nervi si izzano contro questo luogo, i lupi lo avvertono. Senti dietro. Come se digrignassero. Come se ringhiassero. Giungi a metà di questo percorso. Adesso che sei lì in mezzo, ne sei certo, senti una sorta di sensazione di oblio. È come se le storie legate a questo luogo volessero essere dimenticate. Senti che è un luogo antico, è un luogo vecchio, consumato da qualcosa. È come se qui dentro l'aria stessa avesse corrotto il ricordo delle persone che qui dentro qualcosa facevano. In quel momento ricordi le parole di Kurekakal. Questo era un luogo di commercio una volta, un crocevia. Qui dentro chissà quante persone sono passate. Chissà quante parole sono state dette, eppure adesso è come se il silenzio fosse stato tagliato con la mannaia di un macellaio. È come se entrassi in un obitorio. Non in un cimitero. È come se i corpi fossero ancora lì, a prendere il freddo del sottosuolo. Avanzo. Cosa noto? Come si dirama lo scenario una volta superata quell'arcata? Superi metà del passaggio, giungi quindi davanti all'arcata, o meglio, sull'uscio dell'arcata, davanti a te. Una profonda scalinata di pietra dura. Mentre guardi verso il basso, la tua scura visione ad un certo punto si allenta. Vedi che non riesci a raggiungere il fondo delle scale. Tuttavia, a destra e a sinistra, moltissime incisioni, lingue del sottosuolo,
sotto comune. Vedi che queste sembrano essere incise, oramai consumate e macchiate da chissà quale sostanza del sottosuolo. Che c'è scritto? Sembrano essere... Conosco il... soltanto il comune. E il druidico, il gigantesco, gigantico. E l'orchesco e il silvano. Se non ci sono scritte in nessuna no, di allora queste lingue... No. Ok. Sono tutte in sottocomune, quindi. Vedi che sono simboli... Sì, li ricolleghi alle lingue del sottosuolo. Quindi il sottocomune, l'ognomesco, il drow, cioè sarebbe l'elfico... O derivazione magari nanica. Ok, e qua dentro le macerie che mi era parso di capire che provenissero da sopra o quant'altro, come mi sembrano essere? Hanno perforato il tetto? C'è sopra... un tetto e c'è una caverna? No, allora, sopra di te c'è il tetto della caverna, okay. Ma il tetto della struttura in sé è caduto su se stesso. Le macerie sono intorno a te, sopra di te c'è un grosso buco, come un albero sfondato, ok? Come se guardassi dall'interno di un tronco verso l'alto. Guardo quel è grande come sì, buco? Molto. Ok, e mi sembra ovviamente precipitato, quindi probabilmente stava sopra questo posto. Il punto è... Il nostro capitano la sa sta cosa? Vedo se riesco a trovare qualche cadavere, qualcosa intorno. Tu hai detto che ho la sensazione, una sensazione di morte, di visitare quasi un obitorio, no? Sì. Arrivati a questo punto penso che se questo posto è crollato da sopra ci deve essere qualche cadavere che magari era sfortunatamente lì nel momento in cui è crollato. Niente cadaveri, soltanto scheletri. Trovi scheletri disparati, spezzati in tanti vari pezzi, sparsi per tutta questa, chiamiamola per tutta questa canonica, per tutta questa anticamera. Alcuni sono finiti sotto delle macerie, altri ancora sono finiti vicino a delle arcate. Vedi che ce ne sono diversi, sì. Il capitano mi ha mandato a vedere se ci sono dei coatacqua. Sì. E voleva, diceva, questa costa non è la loro, è la nostra, come se si volessero appropriare di questo territorio, quota. Però io in questo momento non ho visto nessuno. Non so se possano vivere qua dentro, per cui mosso dalla curiosità, ma anche dalla mia promessa verso il capitano, scendo le scale. I lupi ti guardano da lontano. Li senti ancora lì, all'entrata, opposta a dove stai andando tu. Un sospiro. E scendi giù. Gli lupi guardano la tua figura lentamente abbassarsi e scomparire oltre l'ultimo scalino. Mentre scendi dalle scale, la Gurega Calbo Itera solca velocemente l'acqua del fiume. Il vostro riposo è stato completato. Sono passate 2 orette circa. Vi assegno un riposo breve. Qualora volesse. Ottimo. Allora. Sono passate un paio d'ore, quindi dato che ho usato X. Short rest. Potete utilizzare o eventualmente dadi per recuperare. Le forze. Non ce l'ho tanti di danni di vita ancora.
Tra non molto arriverete a destinazione. Tra circa una ventina di minuti, vi ha detto il capitano. Sì. Ok, vi siete praticamente quasi tutti recullati. Sono stati solo la metà. Buono. Ok. La Gureka Calboitera adesso è stata ripulita. Tutti i corpi dei Quota sono stati... sono stati fatti sparire. Sono stati depredati. E Gureka Cal adesso, dopo che vi siete un po' rimessi in sesto, vi offre da bere un liquore gnomesco. Vi passa dei bicchieri, li passa tutto l'equipaggio per unirsi in un momento di ripresa. Che è? Liquore di roccia nera. Guardo Arunk. Provatelo, è buono. Ha detto che è buono. Salute. Salute. È buono. È molto buono. Lo fanno in una città del sottosuolo. Non so se la conoscete, Krakstug. Guarda Rook di nuovo. No. Non credo. La città di Duergar. Dove a comandare? Dove a comandare c'è tanta gente strana. Un ottimo porto, ma posto veramente orribile. No. Io mai stato. Però abbiamo avuto a che fare con un po' di Duergar. Gente avida. Nulla di speciale. Preferisco i drow a momenti. Ma c'è qualcuno che ti sta simpatico? Beh, voi avete salvato i miei compagni. Mi sono debitore. È per questo che vorrei sdebitarmi. Io spero che il vostro compagno stia bene. Tra poco lo raggiungeremo. Ma vorrei darvi queste. Vi porge una cassa di legno. Apritela. È la vostra ricompensa. No. L'apro io. Apri, Lordo. Non c'era bisogno della ricompensa. Vediamo che è prima. L'avevo promessa al vostro amico. L'apri. Dentro c'è una questa scatola. Ci sono dei divisori che è a croce. In ogni piccola partizione sembra esserci una pozione di cura. Aggiungetevi 4 pozioni di cura. 2, 2 di 4 più 2. E un'altra 4 di 4 più 4. Due piccole e due medie. Due piccole e due medie. Bellezza. Sai che cazzo ci aspetta? Esatto. Allora, è come sui vecchi Resident Evil, no? Arrivavi dalla stanza, c'erano munizioni. Allora, una potion di healing l'ho presa. Vai. Inoltre, tu ragazzi, Arunk, prendi ovviamente. Comunque sì, Omar. È esattamente in quel modo. Poi, ragazzi, un'altra cosa. Avete praticamente salvato tutti gli gnomi, meno che avete salvato esattamente 4 gnomi. Salvando 4 gnomi, io ho stabilito delle ricompense. Salvandone tutti e 5, c'è la ricompensa massima che non avete preso. Salvandone 3-4 c'era un'altra ricompensa. Salvandone 2 ce n'era un'altra. Salvandone 1 nessuna. Vi dice: inoltre vorrei destebitarmi anche in un altro modo. Sarò onesto con voi. All'inizio non volevo assecondare i vostri piani.
vi avrei lasciato su una costa un po' più in là, non avventurandomi nelle increspature della crocevia della forca. Ma mi sono sbagliato. Siete brave persone. E questo non lo dimenticherò. Quindi vi offro questa. Vi passa un piccolo sonaglio. Come un collare che si attacca alle pecore. Quella è una campanella delle profondità. Un piccolo oggetto che tanto tempo fa un mago vincolò alla Gurega Calboitera. Quando avrete finito, suonatela. Attendete in un luogo sicuro. Tornerò a prendervi. E poi vi porterò negli altri luoghi dove dovrete andare. Eviterete di viaggiare nel sottosuolo. Prenderemo i fiumi, i tunnel inondati e le cascate. La Gurega Calboitera ha tante qualità che voi non conoscete. Faremo anche una piccola tappa, eventualmente. Ma viaggerete con noi. Vi verremo a prendere. Grazie, Gurega Calboitera. Grazie davvero. Grazie a voi. Siete stati essenziali. Probabilmente non ce l'avremmo fatta contro quei quota se non ci foste state voi. Ma perché vanno attaccato? Diciamo che la mia gente e i quota non vanno tanto d'accordo. Il villaggio dove sono nato si è insediato su un territorio dei quota e piano piano ha preso sempre più territorio. Il luogo dove stiamo andando fa parte di quel dominio. Il vostro compagno, tuttavia, è un druido. Passerà inosservato. Mi interessa sapere se dove andremo ad attraccare ci sono appostamenti di quota. È lì che l'ho mandato. Quando tornerà, però, potrà godere di questi favori, senza nessun tipo di problema. Riferiremo allora. Propongo un brindisi, dunque. Beh, al vostro successo! E al nostro prossimo incontro. Master, non finisco il bicchierino. Ne bevo circa la metà. Dopodiché verso il restante sulla barca. E questo per i vostri caduti. Gurega Cal sorride. Sembra averlo apprezzato. Dopodiché dice: beh, tra poco arriveremo. Quelle coste che vedete là in fondo sono parte delle increspature. Il vostro compagno probabilmente si trova circa un chilometro più in là. Armatevi, preparatevi. C'è un'altra cosa che non vi ho detto. E sarebbe? Il posto dove state andando non è così. No, scusatemi. Il posto dove state andando non è così pericoloso come vi ho detto. È ancora più pericoloso. Oh, bene. Non sarà quello il problema, però. C'è una leggenda. Leggenda? Si dice che al crocevia della forca una volta giunse un mago che cercava uno strano tesoro. Una sorta di oggetto magico abbastanza raro. Egli era un mago senza una dimora. Quando arrivò a Gibbet Crossing,
Crocevia della Forca, così che la chiamano i nani. Tutti lo guardavano. Lui andò da un drow a colpo sicuro e gli chiese una torre. Voleva a tutti i costi una torre dove da rendere la sua dimora. Questo drow si dice che lo guardò e gli disse: dove diamine la trovo una torre? E allora poi girò per tanti altri mercanti. Alcuni dicono di averlo visto, altri dicono che non l'hanno mai sentito. E quindi questo mago divenne una sorta di cliente immaginario. Era come se alcuni l'avessero visto, altri no. Passò una giornata e del mago non si seppe più nulla. Poi, quando durante la notte si palesò di nuovo, si dice che un Dwergar gli disse che aveva quella torre. Il mago ne fu contento, ma non la comprò. Tuttavia, chiese di potersi stabilire in quel luogo, e fu in quel momento che tutti lo riconobbero. Si trattava di un mago della stirpe Drow. Fu in quel momento che il crocevia della Forca divenne un ricettacolo. Vennero evocate creature per gestire alcuni tipi di affari. Alcune creature divennero carcerieri, altri divennero difensori, altri guardiani delle merci, altri ancora esperimenti. Il drow poi sparì, ma le creature rimasero. Il crocevia della Forca è un ricettacolo di mostri. Dove state andando? Ho già accompagnato delle persone, un gruppo di avventurieri, che non torno più. Io però a voi ci tengo. E vi voglio avvertire, non è un posto facile quello dove state andando. Beh, non che ce l'aspettassimo facile. No, no, non mi sono spiegato. Diavoli, demoni, aberrazioni, terrori del sottosuolo, orrori provenienti da altri piani di esistenza. Guarda, Rook, che vuol dire? Che pensavi cacca, ma è cacca più... e più cacca. Cacca, cacca! Conosco queste cose perché vedi in questo momento che tutta la ciurma si incupisce. Perché noi cinque, scusate, noi sei, adesso siamo cinque, trovammo il corpo di quel mago. Lo trovammo impiccato davanti all'anticamera del crocevia della Forca. Ecco da dove vengono quegli oggetti. Indica il sacco. Nel momento in cui recuperammo gli oggetti, abbiamo avuto parecchi incubi.
eravamo tornati lì per riprendere, per dare un'occhiata, magari gli avventurieri fossero morti e avevamo deciso di depredarli. Ma trovammo questo tizio impiccato lì e dei tizi neanche degli avventurieri neanche l'ombra. Non appena recuperammo gli oggetti, abbiamo avuto come degli incubi continui. Era come se vedessimo ciò che c'era sotto il crocevia. Diavoli, demoni, aberrazioni e terrori provenienti da altri piani di esistenza. Arunk, che vuol dire i piani di esistenza? Altri luoghi, mettila così. Ma lontani? Abbastanza. Molto lontani. E sono cattivi tutti quelli che vengono lì? Non tutti, ma questi, da come ci raccontano, sì. Questi che hanno nominato... Sì. E perché sono di qua? Non sappiamo la storia del crocevia della forca, di Punto in Bianco. Io non vivo da quelle parti. Ma quel luogo è stato preso di mira da qualcosa. Un giorno c'era e l'altro giorno c'era ancora, ma in un altro senso. Poi si alza. Bom. Kovask. Kaz. Tutti quanti ritornano ai loro posti. Questa è la costa, il vostro amico è più avanti. Forza, attracchiamo! Aia, forza! Rimanete lì in mezzo al ponte, voi tre, mentre tutti gli altri si danno da fare. A voi. Rook, ma che ci fanno i diavoli? Noi abbiamo recuperato i nostri possedimenti, a parte i soldi spesi per il bastone e il bastone. Avete tutto. Ma beh, dovevamo comprare le pietre parlanti. Dovevamo ancora prendere delle cose, in realtà, sì. Poi... Possiamo farlo tranquillamente, ragazzi. Anche velocemente, quindi... tutto in meta, insomma. Sì, possiamo anche averlo fatto durante il... Cosa volevate? Sì. Allora, noi avevamo pensato alle pietre parlanti e ad alcune delle scroll. Avevamo detto la scroll di comprensione di linguaggi. Quindi scroll al posto del mantello. Sì, del mantello? Della cappa dei molti usi, dei molti oggetti. Sì, sì. Ok. Niente cappa. Allora, le Sending Stones, quanto vi avevo detto? 3,50? Non le abbiamo trattate ancora. Non le abbiamo ancora trattate, va bene, ve le posso passare a 250. Buono. Buono. Prese. Prese. Sending Stones, cosa sono i walkie talkie? Sì, walkie talkie. A chi li do? Da lì a Finn. Sì. Finn, Sending Stones. Ok. Poi era il bastone dei boschi, le pietre parlanti e poi c'era la cosa di comprensione dei linguaggi, giusto? Abbiamo pensato che poteva tornare utile a un certo punto. Quindi qua restano 400. Poi che avete deciso? E mi sa basta. Poi basta. Queste tre cose. Queste tre cose erano. Non abbiamo discusso, che ne so, ad esempio, quanto poteva costare lo scudo. Più uno. Ma tanto chi lo usa? Vi ricondivido la merce. Perché lui indossa lo scudo. Però c'ha lo scettro e il falcetto. La domanda interessante è: lo scudo più uno è tutto completamente in legno o c'è il metallo? Perché Oziud poi. Allora, preciso sta cosa, per quanto riguarda falce e bastone in questo caso, io non li utilizzerò mai tutti e due, userò il bastone quando è che devo utilizzarlo, però utilizzerò la falce come spellcasting focus e lo faccio perché aumenta le cure. Per quanto riguarda lo scudo, io ho questa visione, master correggimi se è una limitazione, una cosa, e molto banalmente... Non userei mai un'armatura in metallo, né uno scudo in metallo me lo farei fare. Però nel momento in cui trovo uno scudo magico, quello scudo magico sarebbe utilizzato da qualcun altro, se non me.
Quindi se uno scudo magico e ne non apprezzo, però lo uso. Potrei utilizzarlo almeno. Allora, al momento dell'acquisto io posso, dato che c'è un druido in particolare, al momento dell'acquisto io posso definire anche un materiale. Perché qua effettivamente nelle note dello scudo mi dice che può essere dal legno fino al metallo. Quindi se lo utilizzi, però una volta scelto il materiale non lo cambiamo più. No, non è questo, ripeto, se è uno scudo magico il legno non si rompe, nemmeno lo scudo, nemmeno la cosa. Se è di ferro io lo utilizzo contro voglia, se devo, se mi rendo conto che la situazione è ostica. Però ovviamente un druido non si farebbe mai far fare un'armatura completa, questo è il senso dietro quella limitazione, tra virgolette, che è il druido. Però Oziud non ha mai criticato, cioè non è uno di quei druidi che tipo dice le città, la merda, poi non, ripeto, è in quel modo. Non è una regola assoluta, è una scelta, c'è proprio una Sage Advice che lo spiega. Sì. Ma possiamo anche tenere i 400 che avanzano e sì, vediamo più avanti, mai, ragazzi. Cioè non spendiamo tutto, magari teniamo qualcosa. Sì, non è che dobbiamo buttare tutto adesso, metti che più avanti è qualcosa di strafigo. Raga, scusatemi, se visto che l'ultima sessione non c'erano, ma le emozioni le state sottovalutando un sacco, eh. Le che? No, ma le pozioni cosa? Le pozioni. Pozioni, scusa. Abbiamo visto. Ragazzi, vado un attimo al bagno, vi lascio discutere con la merch, che Anvil non c'era la scorsa sessione. Pensavo la pozione di di velocità, l'avevo pensato pure. Però sì, ma non costerà mai 5.000 ori. Sì. Ma anche se non costa, vabbè, l'ha detto 5.000. Proprio Umberto, la passa 5.000 ore. 1.500 dalle 5.000 alle 50.000 costa. Perché è very rare, ragazzi, toccabile. La motion speed è very rare. Perché è haste senza vabbè, questa cosa di D&D è un po' una cazzata. Cioè sì, una cosa monouso 5.000. Ma che cazzo, a dire il vero costa la metà. Perché questo è il costo di un oggetto che va, è un very rare, rare. Esatto. Ma i consumabili in teoria la metà. Costa 2.500, sì, ma però sono comunque troppi. Sono d'accordo. Feywild Shard che cos'è? È per lo stregone. Per lo stregone ti consente di tirare magia selvaggia a prescindere. Ah, guarda, Isovigle, lente dell'aquila dal vantaggio a percezione, Carucci, mi pare. Niente di Stonks. Big Stonks, che dire. È buono. E puoi anche vedere da enorme distanza con questo. Sono gli occhialetti per Lordo. Io ero molto per il Javelin of Lightning per Aruk, che alla bisogna ne tira fuori uno dalla borsa e lo lancia. Se lo fa diventa esattamente Ganork. Diventa esattamente la definizione zelota con Javelin of Lightning. Comunque sì, è buono per Aruk, è vero. Se no la tunica delle cose utili. Quella è bella per tanta roba. Perché hai la possibilità di poter droppare cose fighissime, però... Però è una possibilità, diciamo, non è... Sì, è una possibilità. Siamo andati sul sicuro con cose altre più fighe. Comunque lo scudo più uno arrivo a 20, raga, è buono, eh. È buono. La tua falce ha due mani? Una. Un falcetto. Ah, falcetto, scusa. Okay. Il falcetto lunare. Come cazzo... Comunque ci ha 20, aspetta. No, il cazzo. Perché sei un falcione? No, c'ha 20, o c'ha 18 arrivo. Infatti mi sembrava strano. Arrivi a più, se hai già lo scudo, più uno rispetto a quello che hai. Sì, quindi arriverei a CA 18. Beh, comunque niente male, eh. Raga, io se proprio dobbiamo prendere qualcosa, io quelle tre pozioni di guarigione nel... Vabbè, no, c'è Envy, è vero, niente. È che avevo pensato, le pozioni di guarigione con Oziud potevano essere un po' troppo ridondanti. C'è Lordo che ha le cure, io che ho le cure, ve le amplifico pure e ci abbiamo quattro pozioni. No, io vi direi... Soldi. Staff of the Adder cos'è? È quella che diventa una viperona. Comunque, se volete ci possiamo prendere lo scudo. Altrimenti, raga, chiudiamo qui e... Scudo più uno e costa, però, È raro. Mi pare. È uncommon. Non è detto che dobbiamo prendere tutto. Lo scudo più uno base è uncommon, sì, ragazzi. Infatti, ci ripassiamo, lootiamo. C'ha scritto Amberdale, quelle pozioni non ci sono più, ve le ha regalate. No, comunque allora io, raga, se lo scudo costa meno di 300 pippi, prendiamo lo scudo a sto punto. O comunque la CA è importante. Se Amberdale non bara coi dadi, ma non penso.
Possiamo contrattare, magari? Parla lordo. Ne prendo atto. Che vuol dire? Che non me ne tocca. Ma manco ne prendo atto. È stato bellissimo l'altra volta, ti giuro, meraviglioso. Ha detto ne prendo atto? No, ho detto ne prendo atto. E lordo, e che vuol dire? Che non me ne frega un cazzo. Bellissimo. È stato notevole. Sì, infatti. Ci ho riso per una settimana. Comunque, raga, secondo voi sono morto? No. Sono andato avanti per i cazzi miei cercando gli uomini pesce. Quello stronzo mi ha detto vai a cercare gli uomini pesce. E ho trovato uno defunto. Poi ho trovato un insediamento. Ho detto boh, saranno qua. E poi hai trovato i Mind Flayer. Capito. Vabbè, ah, no, niente di che. Adesso arriviamo noi. Iniziativa botte. Poi Mind Flayer ti piccato. Allora dicono spendete tutto adesso che perché poi non ve ne fate niente più avanti. Poi dubito che finisca qua la campagna. Allora avremo sì. modo di comprare anche altra roba. Dunque lo scudo. Scudo più uno dicevate? Lo scudo più uno? Nel dubbio. Marco, però io ho Warcaster, quindi in realtà sarebbe pure buono. Scudo più uno io ve lo passo a 400. Ah, preciso. Ti fam? Vabbè, dai. Soldi vostri, eh. Non niente. Ho più 3 di classe armatura, ragazzi. Più 3 di classe 3 armatura. Dai, prendiamolo, va bene. A chi? A Anvil. Vabbè, poi quando ci vediamo me lo danno. Va bene, però... basta. È arrivato. Posso sempre tenerlo io. Avere 3 di classe armatura. E se piglia lo scudo magico. Lo aggiungo da... Allora, intanto toglietevi tutti i soldi. Arrivate a zero. Chi ce li tu? Tutti i poteri per farlo. I soldi. Ah, potete farli anche voi. Non è che devo dire. Potete farli. Sei nei panni. Stai ruolando il fisco. Zero. Allora. Ok. Zero. Ma l'unica Dimmi. Cosa l'avrei chiesta durante il... Dimmi. Il riposo. Riposo. C'è del veleno nella nave? Lo chiedo a... Del veleno? Del veleno. Lo chiedo a Gurica. No. Ok. Non lo portano perché non loro sono immuni ai veleni. Cioè. Perché aveva detto che aveva un barile. Chi? Oh. Gurica Kall. Gurica Kall aveva detto che aveva un barile? Sì, 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 sì. Sei sicuro? Sì, sì, sì. La scorsa sessione infatti volevamo fare sta cosa. Non la scorsa, quella prima. Mi fido, ma non mi ricordo, però se lo dici me la ricordo, regà. Io zero. Chiediamo anche aiuto alla chat, è vero, ragazzi? A volte mi invento le cose, però sono non, IA, non... Però, boh. No, io non mi ricordo, però può essere che la chat se la ricorda. Mi ricordo aver detto del coso del barile di veleno. Vabbè, tanto... Non mi ricordo, sinceramente. Con tutte le cose che c'era là dentro, volete dire, una bestiaccia con il veleno non la troviamo? Dai, facile. Vabbè, faccio così. Cioè, da come c'è descritto Gibber Crossing, sembra... No, raga, non ce l'hanno. Rewatching della scorsa sessione in diretta. Giuro, lo faccio al volo. Era Omar che aveva chiesto se c'era un barile. È lui che ha risposto. Ma pare di no. Comunque... Michele Goriardico, cosa ha risposto? Importante. Cercando ha detto, ne prendo advice. Atto la risposta. Ne prendo atto. Sage advice, la stessa cosa. Ah, era solo speculazione, ok. Non ce l'ha. Ok, andiamo allora. Andiamo perché Ozzyud mi sa che... Raggiungiamo velocemente Ozzyud prima che ci lascia le penne. Okay. Dunque, piano piano, la boitera giungerà dunque sulla costa che avete visto prima. Intanto il nostro carissimo Ozzyud scende le scale. Ozzyud, scendi l'immagine che la sì, scendi queste scale.
No, perdonami, ti faccio l'altra. Sta qui. Scendi queste scale e ti ritrovi in uno strano corridoio. Il corridoio ha moltissime strutture che compongono la sua entrata. Ti ritrovi in quest'ambiente qui. Davanti a te una gigantesca statua, affiancata da altre statue di guerrieri incappucciati. I lineamenti di questi guerrieri sembrano elfici, sembrano come dei drow incappucciati. Quello più alto che vedi in fondo è alto all'incirca tra i 5-6 metri, mentre quelli più bassi raggiungono a malapena i 3 metri. Alcuni sono spezzati, come puoi vedere dall'immagine, e vedi che le varie colonne hanno affreschi e altorilievi che mostrano dei volti di leoni, alcuni anche creature che assomigliano a degli gnoll. Il terreno è sconnesso e noti che c'è un bagliore come del fuoco dietro l'angolo. Lo riconosci che è del fuoco perché la luce flickera, si muove, scomposta, illuminando le varie curve della grande statua in fondo. L'odore qua sotto non è migliorato per niente. Viene investito da un odore di marciume, di pesce morto. Pesce morto, hai detto? Sì, odore di pesce marcio, morto, come andata male. Ok, perché ero persuaso dall'idea che forse fosse il posto sbagliato, ma il mio naso mi sta dicendo il contrario, quindi avanzo. I lupi sono con me? I lupi sono... No. Ah no, aspetta, li lasciati all'entrata, non mi hai dato un segnale di perseguirti. No, vabbè, vorrei che mi seguissero. Okay. Sì, me li porto appresso. Quanto dura evocare animali? Un'ora. Quanti ne evocati? 3? Sì, in realtà potevano essere molti di più, però te ne ho poppati solo 3. Ok, io li sto aggiungendo là, te li metto intorno. Sono di taglia grande? Sì. Ok, te li sto aggiungendo... Media, mi sa. Lupi normali. Grande no, no, sono meta lupi, lo scusa, sono li chiamo, scusate. Li chiamo lupi, ma sono meta lupi. Okay, ok. Li metto intorno a te, tu sei in testa, li metto praticamente dietro di te. Ok. Non appena giusto, sono sarebbero 2 in realtà. 2? Sì. Ok. Aspetta un attimo. Scusami. Ok. I due metalupi ti seguono. Dopo averti visto scomparire dalle scale, questi si sono inoltrati insieme a te. E a questo punto, caro Anvil, ti do il benvenuto qua giù. Dall'innotta dungeon, apparentemente. Vedi che davanti a te si estende una grande conformazione. Dimmi. Ti interrompo, scusami. Io non vedo la mouse, cioè non posso farla vedere. Aspetta, sì, un attimo, ti metto anche a te lì, così riesci a, ovviamente farai soltanto da videocamera. Sì. Ti do il benvenuto al crocevia della forca. Davanti a te, quindi, un grande corridoio di pietra. Sulla destra sembra esserci un passaggio. Sulla sinistra
sembra essercene un altro. In fondo degli scaloni riesci a scorgere una piccola chiazza d'acqua. Ok, allora io avanzo, però ti dico già, Master, se passa un po'... Ecco, tipo qua per esempio ho visto una porta. Lordo, seguimi se puoi. Lordo! Certo. Qua vedo una porta. Sì. Intorno, però, io non noto presenze di... Insomma, del mio obiettivo. Ora ti chiedo una cosa. Il tuo obiettivo quale sarebbe? È i quota. Ah, no. Comunque lui... Quota. Comunque aspetta, perché ovviamente io non voglio... Ti aveva detto Guro Kakal di controllare la costa se ci fosse... Sì, controllare se ci fosse insediamenti e cose così. Ma non è detto che ci fossero, infatti per questo ti sto dicendo. Ah, vabbè, ok, io giusto... Nel momento... Se mi accorgo durante l'esplorazione tra un po', che passa un bel po' di tempo, che comunque sono su un'altra strada, un'altra struttura, se addirittura fosse questo Gibbet Crossing, perché nessuno me l'ha detto e non c'è scritto da nessuna parte che lo sia, e io effettivamente torno indietro. Quindi ti dico, mi guardo un po' intorno, cerco di capire se ci sono tracce di uomini pesce o se vedo, ecco, particolarità in questo posto. Non vedi nulla. Se non quello che ti ho mostrato. Le statue, ok. Nessuna di quelle raffigura uomini pesce. L'odore. Da dove mi sembra provenire? L'odore ti sembra tutto intorno. Non sembra esserci chissà quale... Non sembra esserci una chissà quale direzione. Allora mi avvicino a questa porta, portando al seguito i miei lupi, e provo ad aprirla. Ok. I lupi si avvicinano, ti seguono. Non appena metti le mani sulla porta, vedi che questa è una porta di pietra con inciso... con inciso una raffigurazione dei disegni nanici, si muove. Vedi che si apre. Prego, puoi aprirla quando vuoi. Ah, vedo delle statue elfiche, qua delle iscrizioni naniche. Sì. Le architetture, come vi ho detto, si sembrano mischiarsi tra di loro. Ok. Ok. Allora, mentre... faccio quasi per aprire la porta, ritraggo un attimo la mano pensando. Ah, deve essere questo il posto. Sono andato troppo avanti. Saranno in pensiero. La mia curiosità in questo caso non ha la meglio. Vorrei tornare sui miei passi. Ok. I metalupi ti guardano mentre indietreggi. E a loro volta si spostano all'indietro per permetterti di passare. Intanto, la Gure Kakal Boitera attracca un po' più in là della costa, circa 10 metri dalla costa. Gure Kakal vi dice: potete scendere, fate qualche metro a nuoto e potrete toccare. Vi auguro buona fortuna, mi raccomando, col campanello. Va bene. Grazie, Gure Kakal. E... occhi aperti. Anche voi, soprattutto voi. Mi tuffo. Vi gettate nell'acqua. Finn? Anch'io. Lo guardo, guardo Gure Kakal. Il campanello l'ho messo... al sicuro. Alla prossima. E seguo Aruk. Gli gnomi vi guardano mentre vi fanno un cenno con la mano. Arrivate nell'acqua, fredda. Ma non appena vi avvicinate alla costa, questa si riscalda come di colpo e inizia a fumare. Vi trovate anche voi sulla costa,
esattamente quella che ha battuto Oziud qualche minuto prima. Beh, Master, io penso che, non so se parlo a nome degli altri, sicuramente cercheremo le sue tracce e andremo fin qua. Giusto, okay, ragazzi? Beh, non so se vuoi anche skippare la cosa, però noi subito andiamo alla ricerca di Oziud. Direi di proprio di sì. Dici tu, Master. Ok. Vi inoltrate sulla costa, uscite bagnati dall'acqua. E vedete, la prima cosa che vi attira è il sentiero che porta a questa struttura in lontananza. La descrizione che ho fatto vale anche adesso, non ricomincerò a farla da capo. Certo. Ovviamente non vedrete il Kotak morto, perché si è spostata dalla... Era un po' più là, un po' più nascosto. Io userò prestidigitazione per asciugarmi piano piano. I tuoi vestiti inizieranno a far fumare l'acqua. E il tuo corpo si riscalderà. Una sensazione di sollievo. Tuttavia, il luogo non è tra i più rassicuranti. Rook, senti una strana sensazione, simile a quella che ho descritto a Oziud, ma ancora molto lieve. Nulla che tu non abbia già sentito in passato. Okay. Zorzula ti ha insegnato che la mente, la testa e la psiche e i nervi sono alla mercé di tante cose là fuori. Quindi, finché non senti un'incudine battere, diciamo che sei un po' più tranquillo. Mi tocco l'anello però e... Senza dire parole, penso... Speriamo bene, Elix. Sistemando l'anello che... Immagino l'abbia fatto diventare invisibile. Oziud, tu risalirai le scale, tornerai indietro? Sì, però io nel momento in cui sento che ci sono rumori, che c'è qualcuno che si avvicina, che entra, o che parla, insomma, se sento dei passi, mi nascondo... E cerco di... Ecco, vorrei capire di chi si tratta. Quindi cercherei di sfruttare quell'angolo. Sai quell'angolo che c'era nell'immagine? E mi appiattisco dietro quell'angolo. Allora, quello è molto più in profondità. Per sentirli dovresti arrivare dove c'era l'arco. Quello era... Perché scendono le scale. Ancora non sono scesi. Io penso che in futuro volessi tornare su Mindy. Vabbè, allora aspetta un attimo. Rimarrai ancora quindi là sotto. Sì. Voi vedete che la Gurekagal Boitera inizia a fare praticamente retrofront e vedete che c'è Gurekagal che è attaccato a una fune. Vi guarda mentre la barca piano piano coi remi viene praticamente fatta girare su se stessa. Vedete che Gurekagal lo incontri il tuo sguardo, Finn, vi fa un ultimo saluto. Dopodiché vi fa un cenno con la mano, come se suonasse una campanella. E poi vedete che la boitera lentamente riprende il suo corso lungo il fiume. Io, mentre ci incamminiamo, volevo chiedere una cosa a Finn. Sparo. Finn. Di diavoli, demoni. E gli dicendo cosa sai? Ottima domanda. Io di diavoli demoni cosa so? Dipende quale. So che sono parecchi, diversi. Soprattutto che diavoli e demoni non sono la stessa cosa. No, quello... Non sono un esperto. No. Anzi, sono due fazioni opposte. Vengono tutte e due dall'inferno. No, i demoni vengono dall'abisso e i diavoli vengono dai sette inferi. Nove inferi. Sono nove inferi. Lord. Sì, nove livelli. E che ci fanno qua se c'hanno tutti sti posti dove stare? Questo dovremmo scoprirlo.
Questa è un'ottima domanda. Mentre parlate, che cosa volete fare? Camminiamo verso... seguendo il sentiero che ci dicevi prima. Ok. Seguirete il sentiero guardandovi a destra e a manca. Vedrete che... notate tutti i dettagli che hanno dato... che hanno dato Oziud. Se volete farmi un check di storia per capire gli stessi dettagli, potete farlo eventualmente. Noterete appunto queste diverse architetture, queste diverse macerie, come se il posto fosse letteralmente esploso. Io vorrei più cercare tracce eventuali di spostamenti, Dio. E quindi Oziud. Esatto, quello volevo farlo anch'io, infatti, su. Ok. Finn o Haruk, sopravvivenza con vantaggio, uno dei due. Quanto c'hai? Io c'ho un più 4. Più 5. Vai. Vai. Proviamo. Lordo? Non ci provo, sono lì a pensare ai diavoli. Va bene, pensa ai diavoli tu. Bello. Riuscirai a vedere che ci sono delle orme canine, come un branco di lupi che si è addentrato da queste parti, che è praticamente assolcato del terreno fangoso. Ok, mi chino, le tocco. Orme fresche. Cani. Che aveva detto Ozio era un branco che ci seguiva? Sbaglio. Sì, sì. Druidi. E allora da quella parte. Vi avvicinate sempre di più alla struttura e giungete, questa volta, all'anticamera. Questo luogo. Adesso, non appena arrivate qui, iniziate a sentire delle strane vibrazioni simili a quelle descritte a Oziud. Questo senso di oblio, questo senso di questo profondo disagio. Ricorda vagamente Zurzula, Master? No. Come sensazione? È una sensazione totalmente diversa. Ok. Non capisco perché la gente si mette a costruire queste cose qua sotto la terra. Perché ci vivono qui di solito? Lei che ci vive a fare sotto terra, cioè non c'è il sole. E beh, alcune creature che vivono qui da fastidio il sole. Non ho capito, però ci mettono le luci. Sì, a volte anche i kobold hanno difficoltà a vedere con la luce intensa. Capito, però non è che ci mettiamo tutte queste cose sottoterra. E poi queste porte grandi, e che ci stanno i giganti qua sotto. Magari sì. Come magari sì? Una porta grande per una creatura grande. Dai, scherzo, Lordo, se non dopo... Non mi prendere per il culo, che poi... Vabbò, andiamo. Da che poi dopo risegni le cose sugli appunti tuoi, no? Se te mi appunti. Andiamo avanti. Notate che a destra e a sinistra ci sono due piccole gemme che proiettano un bagliore scuro. Davanti a voi si estende questa scalinata di pietra grezza, dura. Vedete che le orme procedono lungo la scala. Vedete che si è fatto male? Speriamo di no. Occhi aperti, però non mi piace questo posto. Manca a me, però capisco perché ci dobbiamo venire a porta. Intanto, Oziud, tu arrivi nel corridoio delle statue. Mentre ti allontani da quel posto, sembra... Fammi un check di percezione. Classe difficoltà 17. Ti volti per un attimo istintivamente, come se avessi visto qualcosa passarti al lato. Non c'è niente. Come se... Immagina che ti fosse passato una vespa, ok, al lato. Sì, un'ape. Però data la situazione capisci che con i nervi a fior di pelle non mi fa stare tranquillo questa cosa. No. Quindi... faccio un sospiro bello profondo. Mm-hmm. E poi affretto il passo. I lupi si voltano anche quando ti volti tu.
ma sembra che mentre tu stai guardando indietro, loro si rivoltano verso di te come a dirti tipo: che cos'è che guardi? Cioè, avverti questa, come se ti volessero fare questa domanda: che cosa stai guardando? Come se loro l'avessero visto. No. Glielo chiedo proprio. Loro ti guardano, ruotano la testa come il più docile dei cani, come se fossero confusi. Va bene, forse questo posto mi sta iniziando a dare alla testa. Meglio così. Non è la nostra destinazione, compagni. Mentre vai avanti, dalle scale senti delle voci. Più che altro senti una voce. Cioè, che Lord... poi non ho capito questa cosa. Cioè, spiegami un attimo. Cioè, dove è andato oggi? Cioè, perché se doveva prendere gli uomini pesce, e poi gli uomini pesce sono venuti da noi. E allora lui qua non ha trovato niente. Cioè, non ho capito. Cioè, non poteva stare da noi se doveva vedere gli uomini pesce, tanto sono arrivati loro. E non so che accordi ha preso con Gulega Khan, ma può darsi che si è spinto oltre per vedere se fossero nascosti. Non lo so. Speriamo, ma tanto nascosti non erano, visto che sono sputati tutti di tipo di faccia. Magari sono come goblin che vengono in avanti un po' e un po' per volta. Capito. Master, mentre sento la loro voce mi tranquillizzo, ne approfitto per sedermi a terra e fuoriuscire un sacchetto da cui inizio a sgranocchiare qualche frutto mentre vi aspetto. Ok. Vedete che mentre scendete... E ti siedi sulle scale, Ozzyud? Sì. Mentre scendete vi trovate alla sinistra, sugli ultimi due scalini. Sugli ultimi due grandi scalini, immaginate, questi scalini sono qualche 4 metri di scale lunghi. Cioè, lunghi. Sono larghi 4 metri. Vedete che c'è una creatura seduto con due lupi di fianco che sono seduti vicino a lui, che sgranocchia qualcosa, sentite nel silenzio, come se sgranocchiasse delle noci. Adio. Alzo una mano, sono di spalle in questo momento. Sono con te i lupi. E quanto sono grossi sti lupi? Hai visto? Sono più grandi del tasso che hai lasciato lì a Phandalin, l'orto. Lui che non voleva venire. E l'hai chiesto? A modo mio. Però sì. Ti abbiamo comprato le cose. Come stai, Ozzyud? Io sono abbastanza pensieroso, sto guardando fisso il corridoio. Questo posto non mi piace. Oh, vi guardo. Ho visto l'operato dei nostri nemici, Mind Flayer. E fossero solo quelli, Ozzyud. Gulega Khan ci ha detto di un mago che era qui tempo fa. E si è divertito a fare esperimenti. Detto che ci stanno i diavoli e i demoni. E sai che non sono la stessa cosa. Diavoli, demoni, qui. Eppure le persone che vengono da molto lontano. Immagino i nostri amici. Io ho visto un uomo pesce, il quale cervello era stato completamente divorato da quelle creature. Finn, Rook e Lordo sono vicine, lo sento. La domanda è: siamo pronti? A cosa? Ad affrontarle. Beh, anche se non lo fossimo, dovremmo farlo comunque. Ormai siamo qui. E Phandalin in condizioni pietose.
Vi presento Haggard e Zirra. Sono amici. I metalupi abbassano la testa come a imitare uno pseudo inchino. Bene, più siamo e meglio è a questa festa. La mordono. Non se non li provochi. Solo se non li provochi, Lordo. Ma fossi in te, ci farei comunque amicizia. Sanno essere molto leali con chi gli porge rispetto. A proposito di lealtà, cosa è successo nella barca? Qualche novità? Come si è comportato il capitano? Il capitano molto bene, soprattutto dopo che abbiamo salvato il culo a lui e agli altri quattro gnomi da un attacco di Quotoa. Sul serio? Giù. Erano più vicini di quello che credeva allora. Siete feriti? No. No. Ci siamo riposati. E abbiamo... Lordo, prendi lo scettro. Ah, sì. Tieni. Lordo, cerchi lo scettro. O meglio, lo trovi, ma lo stacchi. Mentre lo stacchi, e Haruk dici questa cosa, senti che qualcuno bussa alla tua testa. Male, male. Alla mia? Alla tua. La pressione è molta. Hai un oggetto magico che ti scherma. Tuttavia, la pressione è così potente che mi fai un CD 9. Picchia. Su che? Con tutto l'oggetto! Ah. Con tutto l'oggetto. Se fosse stato senza oggetto, passava. Punto. 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 È un CD 9. Su, CD 9 su? Su intelligenza. Ah, fanculo. Wow. Dai, 10 in su. La cosa di... Dici su. Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Vai. Sai che sto quasi pensando di lasciare entrare. Dimmi tu prima di rollare, dimmelo. Se rolli è come se hai resistito. Pensaci un attimo, pensaci bene. Sono 6 anni che lo facciamo. Sai perché? È dalla nave che stavano provando ad entrare. E... Non è che è sempre buono questa cosa. Cioè, infatti, no, come no. Se fosse una cosa... No, prego. Lo so, è che... Dai, tiro. Resistiamo per questa Resisti? Volta. Resistiamo. Ok, CD9. Grande! Bel 4! Male. Haruk ha ispirazione. Però so. Se vedi tu. Ah, se no, no, dai. No, non la uso. Non la usi? Siamo nel posto delle aberrazioni, dei diavoli, dei demoni. Ma no! Vale la pena usare l'ispirazione? Usala! Disse quello che c'ha. La debolezza dei danni psichici. Appunto, usala, te lo dico io. Quanto fatto? 4. Inizi a sentire delle strane voci. Dimmi se vuoi usare ispirazione. No, non la uso. Il tuo anello viene come infranto. Senti come se Helix non ti coprisse più le spalle. Ti volti verso il corridoio. Segui ben bene, Haruk, perché non mi ripeterò. Il corridoio è davanti a te. Improvvisamente vedi che le statue
È come se tornassero al loro stato originale, come se si ricomponessero dalla pietra. E intanto il corridoio si allunga, come se si distendesse, si strecciasse. E lo vedi in lontananza. Vedi, inizi a vedere delle strane sagome che corrono verso di te, a braccia larghe, spaventate. Vedi un'ombra proiettata dalla luce dietro l'angolo, un'ombra alta, con le braccia larghe, una sagoma umana col petto all'infuori. E non appena questa si volta, vedi la sua testa ruotarsi, la sua ombra ruotare la testa. Dei tentacoli si distaccano all'altezza del mento. Alto come la statua che vedi in fondo, sembra la silhouette di un Mind Flayer, che è alto 9 metri, 6, 7, 8 metri. Guarda le persone che scappano. Queste ombre che di fianco a te ti attraversano, si recano verso le scale, ma sul momento in cui queste salgono le scale si arrestano e vengono come trascinate all'interno della struttura dai piedi, come se venissero afferrati da dei poltergeist, come risucchiate nuovamente all'interno dell'obitorio. La tua pelle suda. Senti che sotto i tuoi vestiti l'umidità dell'acqua in cui hai appena fatto un salto si mischia ad evidente sudore. Inizi a sudare freddo. Sei come in uno stato di paura. In quel momento senti come se il petto ti venisse tirato dentro la struttura. Ed è proprio in quel momento che le voci si arrestano. E ritorni sull'ordo che hai appena estratto il bastone. Haruk? Prendo la fiaschetta d'acqua, me ne butto un po' sul volto. Finn, ti accorgi che Haruk... hai un po' un flashback. Sembra una reazione tipica di quella che ha avuto Zarzura. Di nuovo i martelli che battono. Haruk, che succede? No, niente martelli, niente incudini. Siamo allo step successivo. Guardo Finn. Visioni, Finn. E vedi che Finn si guarda la mano destra. Ok. Beh, direi che... Vai, dici. Qualunque cosa ci sia qui, Zulzula in confronto era un parco giochi. Ottime premesse per morire. Ma che cosa hai visto? Gente che fuggiva. Fino al punto in cui eravamo noi, più o meno, Massa. Sì, questo. Più o meno, sì, qualche scalino in più di dove è seduto Oziud, tipo 2-3 scalini sono arrivati al massimo. Fuggivano fino lì. Gli indico il punto con la mano tremante. Voi vedete la mano di Haruk che
fino a lì. Poi io non so cosa fosse di preciso. Una creatura con tentacoli. Forse sono qui. Tentacoli sulla bocca? Sì, Mind Flayer. Sì, è un Illithid. E gli Illithid sono alti come quella statua lì? Io ho alto verso la statua. Quanto è alta più o meno, Master? 6-7 metri. No, non sono alti in quel modo. 7 metri? No, non sono alti così, Rook. Sono alti più o meno come me e te. Però se hai visto la porta da dove siamo entrati? Oh, Aruk, non scuotere il tuo animo inutilmente. Possono entrarti nella testa, ma non è quello che vogliono. Vogliono divorarla. E fin quando ci saremo noi, questo non accadrà. Bastone. Ora. Lordo... ce l'aveva... ce l'aveva lo gnomo. C'è abbiamo... pure questo. E gli porgo lo scudo. Sì, no, lo scudo in realtà ce l'ho io, vabbè. Io... prendo lo scudo a Finn e porgo lo scudo ad Oziut. Ditemi dove... dimmi a chi devo passare le cose. A Oziut, bastone, scudo. Scudo, shield. Sì, l'avete vestito praticamente. Bello, bello. Mi metto pure lo scudo magico. Mi lascia anche il suo cappello, se ne va. Se vuoi, Oziut, se vuoi equipaggiatelo. Poi abbiamo... che avete le Sending Stones, chi le tiene per ora? Le direi tu, Finn. Per ora ce le ho io, poi vedremo. Okay. Ma io non capisco, che armatura ho per avere 20 DCA? Ma io che cazzo ne so, te la sei fatta tu. Scusa, la mia armatura da 15 DCA più la mia destrezza. Quindi dovrebbe essere 2. Che armatura hai, scusa? La mezza armatura? Half Plate, sì. Sì, Half Plate... Sì, fatta in mezzo, legno, quindi perché io qua vedo armor 10 base, dex full, armor, perché hai più 5 di armatura messo? Perché da 15 più la destrezza, quindi 5. Quindi destrezza massimo 2. Da ok. Via. Ah, ecco che cazzo era, vedi? Era il massimo 2 più lo scudo. 19. E più il bonus. Esatto, più il bonus arriva. Magico. Arriva minchia Megolions. Buono. Ok, druida bene. Armatura non si vede. Allora, attenzione però, attenzione. Non puoi castare con componente materiale. Lui c'ha Warcaster, quindi in teoria sì. Lui, comunque ha due mani occupate. Il mio Moon Seacle è il mio spellcasting focus. Sì, se devi fare, se devi somatico intendo, dico. E Warcaster fa anche questo. Che faceva Pinchia? Ma non me lo ricordo. Warcaster, aspetta. Warcaster ha il vantaggio ai tiri salvezza su costituzione per mantenere la concentrazione. E questo me lo ricordo. E poi cioè, puoi castare anche con tutte e due le mani occupate. Capito? Ah, posto. Per questo che l'ho fatto prendere. E attacco di opportunità. Puoi utilizzare una magia con tempo di casting un'azione. Sì, che bersagli solo quella talento rotto. È molto forte. Vabbè, comunque. Ok, allora, ma sta. Nel momento in cui mi passano queste due cose, lo scudo per il momento lo metto da parte. Ok. Mi focalizzo sul bastone, cosa sento? Allora, quando lo afferri, intanto volevo vedere una cosa. Ma il bastone richiede sintonia? Sì. Minchia, sono cazzi, non ce l'ha. Non hai sintonia? E devo passarci... Ci devo dormire, me lo devo ficcare al... No, dai, Anvil. Basta un riposo breve. Un riposo breve, sì. Sì, basta un riposo breve. Come si chiama il Staff of the Woods, com'era? Sì, Staff of the Woods. Sicuri? Bastone dei boschi in italiano. In realtà è la cosa più figa del mondo, la cosa della sintonia, perché io me lo immagino che magari mentre dormi, no, sogni cose strane relative certo. All'oggetto. Aspetta, però Staff of the Wood... Forse... aspetta... Forse non è Staff, forse è... Wood... Staff of the Woods... Woodlands... Staff of the Woodlands...
Staffa dei boschi. Sì, staffa dei boschi. Te lo aggiungo perché non ce l'hai scritta. Va bene. Sì, comunque serve require attunement. Sì, attunement. Vabbè, okay, so quello che è perché me l'hanno venduta, però ovviamente non la posso utilizzare. Però subito. Io non... Effettivamente... Sì. Sai che è un oggetto magico, vedi che questa staffa è una... Appunto è una... Sembra essere una staffa... completamente fatta in legno. Ti mostro anche l'immagine. È una sorta di piccolo albero, una sorta di bonsai. Bellissimo. Lungo e contorto, tutte è una, vedi che proprio sembra essere quasi aggrovigliato con la forza, ma la parte in alto è talmente libera di crescere che ha addirittura delle piccole foglioline. È molto molto bello, effettivamente. È un bel artefatto druidico. Ok, quindi io, bene o male, questa cosa l'avrò vista sicuramente durante i miei viaggi. Forse Yeon me ne ha parlato, o ancora meglio, io ho incontrato dei druidi. Fammi un check di... di storia, vediamo se l'hai mai vista una cosa, una staffa del genere. Storia? È raro, sì, storia, per vedere... storia oppure... no, intelligenza, dai, vediamo se ricordi qualcosa. Ancora peggio. Ancora peggio. Cazzo. Vabbè, dai, 11. Adesso che la vedi, potresti effettivamente ricordi di aver visto. Non è una cosa che vedi tanto comunemente perché è un oggetto raro. Però ti sembra di averlo visto una volta in mano a uno dei rappresentanti del circolo druidico dove sei stato. Mo lo spezzo allora. Ok, stringo questo bastone tipo digrignando i denti. Solo per un attimo si vede magari la mia essenza orchesca. I miei occhi rossi si illuminano ancora di più mentre osservo questo bastone. Però vedete che la rabbia non è derivante da questo bastone. Perché lo tocco in modo abbastanza... leggero sulla punta subito dopo. Però sono... ho quasi fatto una smorfia appena l'ho visto. Mi ricordo... quegli elfi... è qualcosa per me. Che vi ha detto il capitano su questo oggetto? Ma niente di che. Avete preso e basta? È una pianta, so che ti piacciono le piante. Abbiamo preso... avevamo dei... dei... delle monete in più. Non mi è del tutto chiaro il suo utilizzo adesso. Va contemplato. Ma immagino che sia... quello che i druidi chiamano, sì, staffa dei boschi. Ne ho vista una, almeno quell'elfo la chiamava così. Come mai questa gentilezza? Perché abbiamo bisogno che tu ti faccia valere quando avremo bisogno di te. Quindi il capitano non vi ha detto ciò che fa? No, di preciso no. Questa non serve a combattere. Serve a fare altro, molto altro. Ma lo scopriremo in seguito. Metto il bastone, lo metto nella mia casacca, quella che mi porto dietro. Casacca, mm-hmm. Come si dice casaccia, come... vabbè, bisaccia. Se capisci, mixtape strano. Forse nel mio cazzo di zaino lo metto. Ok. Ma forse non ti piace. Il contrario. Però non ho mai avuto uno. Non so come pormi. Qua dentro c'è un albero. Non è soltanto una staffa. Luogo strano per lui, strano anche per noi. E invece questo? Indico lo scudo. Beh, questo anche... se devi curarci, avrei bisogno di essere il più protetto possibile. Mi state viziando. No, ci stiamo parando il culo.
precisamente. Lo state parando a me. Cercherò di non deludervi. Davvero grazie. Non me l'aspettavo. Vieni tempestato di regali. Doni. Ti sembra quasi di essere tornato nei boschi. Quando ti portavano quei doni. E... dimmi. Guardo un attimo Finn. Diciamo che... è quello che ho inquadrato un po' di meno, è quello da cui mi aspettavo un po' meno questa cosa. Mi soffermo su di lui per più di un istante, no? Sto ridendo, annuendo. Però anche confuso. Il culo non te lo do. Andiamo? Peccato, peccato. Apro la strada. L'apriamo noi, anzi. Haggard, si vorrà con me. Io allora, ragazzi. E appare giudizio. Allora, ragazzi. Vi alzate dall'ultimo scalino. Ascoltatemi molto bene. Questo dungeon, questo luogo, è parecchio pericoloso. Minchia. Zorzula, per il livello che eravate, era una... sfida. Sapete tutti che dal livello in cui siete adesso il GS sale. E sapete che dopo i GS che avete affrontato, cioè i famosi GS sballati, creature molto potenti, e adesso avete tante risorse. Avete oggetti magici, avete cure. Io ovviamente, dato anche la natura di queste sessioni, non ho toccato nessun incontro, tranne che per piccole cose che tipo ho cambiato qualche HP, ho cambiato qualche cazzatina, ma gli incontri sono sempre quelli. Le quantità dei nemici, le loro posizioni, gli incontri, e vi dico anche che ci sono delle cose che la Wizard qui ha messo che non fanno del tutto parte degli incontri. Ma se li incontrate sono cazzi vostri. Ah! Mi sa tanto di quel discorso che ti fa la fidanzata. Io non voglio, capito. Ma fai tu! Ci sono anche delle cose che fanno parte del contesto, che a Zorzula poteva essere quell'altare allucinante che era piazzato là in mezzo a che cose molto pericolose. Io non ho toccato niente, quindi mo troviamo uno che ci spara. No, è come che cazzo? Per farvi un confronto potrebbe, no, ma... è come gli avventurieri di livello 3 che dice ma andiamo a esplorare e trovo una tana del Beholder, ok? Per farvi un confronto, quindi buona a sapersi, poca ansia comunque. Ma allora io personalmente dei dungeon che ho visto, questo di quelli che in questo secondo atto, questo qua probabilmente è il più complicato a livello di sfida. Io Amberdale vorrei riproporre questo nuovo ritornello. Ok, finora ve la siete vista un po'. No, finora è stato, quindi io ti dico, così proprio rinforzante nei confronti del gruppo, un bel non ce sponni. Non ce sponni. No, sì, però... scusa, io mi dissocio. Amber, non ce sponni. No, io tifo per voi, perché non l'ho fatto io. Ragazzi, io tifo per voi perché sto dungeon non l'ho fatto io. Non sto cambiando niente. Non mi interessa, ce la facciamo. Vai, sono dalla vostra parte, quindi... Ah, piccola cosa. Dato che comunque non è come Zorzula questo angelo, quindi non è abbandonato, io vi avverto, il riposo lungo, io intanto vi concedo al massimo, io me lo sono già appuntato, appuntatevelo, io vi concedo al massimo un riposo breve, okay. E basta, e un riposo lungo. Il riposo lungo
sappiate che può essere eventualmente interrotto. Dove? Perché, ripeto, Zorzura... Qua serviva Elix con la capanna arcana di Leomund, ecco, porcazzozzi. Là l'avete fatto, ecco, perché io non vi ho fatto nemmeno perché c'era la capanna di Elix, quindi era un incantesimo, e quindi no. Qui, ragazzi, e poi era un posto molto più abbandonato rispetto a questo. Ok, lì è Zorzula, non c'era più un cazzo di nessuno, erano tutti... Però sappiate che qui io ve lo concedo, ma potrebbe essere interrotto, quindi pensateci bene. Lo facciamo adesso fuori da... No, non starei manco tranquillo fuori. Perché non, non è... però sai che forse... Dico, io sto benissimo. Però se effettivamente... Vabbè, ma raga, ma comunque è meta in culo. Cioè noi non sappiamo quanto è grande questo posto. Ovvio. Ci hanno detto che è pericoloso. Ma che è? Ci cucchiamo fuori e poi entriamo. No. Io non ho spell slot, ragazzi. Vabbè. Sei un ladro. Te li rubo. Ragazzi, vi ho messo pergamene per sto motivo. Vi ho dato la possibilità di prendere pergamene, di prendere... fare acquisti da... Vabbè, sì, costavano 5k la pergamena. No, che cazzo stai... No, da listino sì. No, ce n'era una o due, ma si è costato 5k. Però, ripeto, c'erano anche le magie un po' più... cioè, di prezzo normale. Vabbè. A me tutta sta cosa mi ha fatto venire un hype assurdo, quindi buona avventura. E che ore sono? Va bene, andiamo avanti un altro po', dai. Dai, sì, cazzo. Allora. Va bene. Apro la pista, master, e mi dirigo verso la porta a destra. E qui. Io volevo vedere, ragazzi, aspettate un attimo, volevo vedere una cosa. Perché oggi l'avevo fatto, però non so perché, per quale motivo, tipo, quando ci sono quando ricarico le mappe mi azzera le impostazioni. Volevo vedere se riuscivo a mettere un pochettino di luce un po' più bassa. Vediamo se... Nel frattempo l'orto dice: a parte che c'è la puzza di pesce allucinante, però a parte questo, cioè, mi sembra un posto molto più tranquillo di Zorzula. Quindi secondo me sarà tipo veloce, una passeggiata veloce, dai. A queste parole Aruk potrebbe tranquillamente l'orto. Andare via, andare a Neverwinter, aprire una taverna, fare l'oste, stare pulisci i bicchieri. Devi sapere oggi che abbiamo sconfitto un goblin che era grosso e che ci aveva tanti poteri brutti e ce l'abbiamo fatta facile, ma quasi ti faccio vedere, no? Come siamo presi, soprattutto Finn, che è fortunato. Ok, arrivate davanti a questa porta, questo portone di circa 2 metri in altezza e 3 metri in larghezza, di pietra. Avevi già provato a muoverlo, sentivi che si muoveva. E allora, apro. Davanti a te, una grande stanza, vedi che alla base... c'è una sorta di specchio d'acqua, uno strano specchio d'acqua. L'acqua sembra essere completamente grigia, come se... Oddio, l'abbiamo già vista, master. Come se fosse del mercurio, ma trasparente. Vedi che questa ha delle piccole ondine. Te lo dico, Finn, perché anche tu, vedendola, non sembra quel tipo di materia. Sembra proprio acqua stavolta, ma grigia. Non appena entrate, appena arrivate lì in quel punto là, riuscite a vedere delle cose. Ascoltatemi bene. La stanza si estende per diversi metri. Vedete che ai lati della stanza ci sono diverse statue. Ogni statua mostra delle figure piccole, Duergar e gnomi delle profondità. Questi sono messi in diverse pose, come da combattimento, altre sono spaventati. Poi vedete che sui tavoli in fondo, ce ne sono due, sembra che ci sia della polvere
della polvere grigia. Come se la stanza sembra quasi bianca e nera. Ma vi accorgete che sono bianca e nera perché effettivamente sembra essere tutto di pietra. Alla vostra destra notate che ci sono delle piccole celle. Notate che queste celle sono chiuse, mentre sulla sinistra sembra esserci una porta più piccola, completamente di pietra, completamente chiusa con una catena che passa da un lato all'altro della porta. Sulla catena sembra esserci diversi lucchetti, 3 lucchetti circa. In fondo, ultimo dettaglio, poi vi lascio andare. All'estrema sinistra, all'angolo alla sinistra, vedete che c'è una come un'alcova dove sembra esserci una sorta di oggetto in pietra che non riuscite bene a capire. Riuscite a vederlo, ma non riuscite bene a capire di cosa si tratta. A voi. Io intanto vorrei comunicare facendo dei segni verso i miei metalupi. Vorrei impartire degli ordini. A uno chiedo di andare avanti e dirmi se trova qualcosa, se continua verso questa direzione. Ok. E all'altro vorrei dire invece di entrare nella stanza e esplorare con noi, stando attento a ciò che sente con l'olfatto. Ok. Fammi un check di percezione del metalupo. Ok. Buono. 7. Okay. Mi pare che ha pure vantaggio essendo un metalupo, sai? Sì. Vantaggio se è olfatto o udito. Ok, vabbè, ha fatto 17. Oppure 15, vabbè, 17. Ok. Si mette a odorare la stanza e le sue orecchie si drizzano. Nulla si muove all'interno della stanza e il metalupo non reagisce. Okay. Mi volto verso i miei compagni. Haggard dice che è sicuro. Vedremo. Ma che è acqua? Io nel momento in cui inizio appunto a immergere, fino a quanto arriva quest'acqua? No, è tipo raso. Sì, è raso. È saranno tipo 4 centimetri d'acqua. 5 centimetri d'acqua. E da come si muovono i nostri piedi nell'acqua mi sembra essere appunto acqua. Non mi sembra particolarmente sì, non è densa. Mermosa. Non è densa, è proprio acqua grigia. Okay. Conta come terreno difficile, Master? No, ma se corri, se scatti potresti scivolare. Ok, grazie. Io, Master, mi avvicino a queste 3 statue in caso. Ok, ditemi la vostra azione. Allora, io continuo a essere concentrato su X, per cui l'unica cosa che posso fare... Io non mi sento, Finn non si sente molto tranquillo in tutto ciò. Ha evocato giudizio, quindi quello che fa è preparare un attacco con giudizio, quindi è pronto a colpire con la sua arma. Ok. Allora, Lordo, immagino tu ti avvicini alla porta con le catene. Sì, sì. Avvicinila. Questa porta è stretta, ma è molto alta. Vedi che è alta più di 2,5 metri. Cioè, ha una forma molto strana. Tuttavia, è larga più o meno 1,5 metri. Ci sono diverse catene, 2, ne vedi meglio adesso. E sono chiuse con 3 lucchetti in diversi punti, 1 in mezzo e 2 ai lati. Tocco le catene. Le catene si muovono. Sentite voi nella stanza che il rumore metallico. Le tiro un po' perché sono resistenti. Io mi fermo, incrocio le braccia e guardo l'orto. Poi riguardo la porta con le mani ai fianchi. Guardo i lucchetti. E comincio a scassinarli. Fammi un check di destrezza. Subito. Aruk, ti metti a guardare le statue. Mi fai un indagare. Classe difficoltà 13. Ok, allora inizi a guardare con parecchio interesse. 1, 2, 3, 4, 5. Ok,
quindi anche Ozio è abbastanza vicino, qualora servisse. Ma ce l'hai fatta? No, quello è lordo. Io okay. Ci aggiungo anche la competenza, se permetti, in quanto ho competenza negli arnesi da scasso. Tu sì, va bene, tranquillo, tranquillo. 19, quindi. 13 hai detto, Master? Sì. Fortuna dei molti, con 1, 2, 3... Arriva a 12, no, non ci arrivo comunque. Niente. Ti metti a guardarle. Diverse espressioni, alcune iraconde, altre spaventate. Gnomi delle profondità e due Duergar davanti a te. Strani. I loro occhi sembrano così vividi. Oziud. Questa polvere che dicevi che c'è... Cos'è? Davanti a te sembra esserci della polvere, dei piccoli cumuli di polvere a piramide. Vedi che mentre ti guardi intorno sul tavolo, noti che in mezzo a questa polvere sembra esserci dei pezzi di statua, ok? Come se qualcuno avesse triturato delle statue. Ok? Ok. E vedi che in mezzo a questi cumuli sono delle dita, un pezzo di mascella, però di statue, di pietra, dei okay. denti, un pezzo di testa. Chiarissimo. Hai. Sì, infatti la mia espressione si preoccupa un po' mentre guardo gli altri. Guardi l'orto che chiude una porta saggiamente sigillata con due catene e molti lucchetti e lui la apre. Fermi tutti. Mentre le vostre azioni si concludono, Oziud, accanto a te, sulla tua sinistra, senti un suono. Ti sposti lo sguardo e vedi che la porta, la cella accanto alla tua sinistra, viene aperta da un essere completamente mimetizzato con la pietra. Solo adesso che ha allungato la mano verso la cella ti sei reso conto che lì, di fianco a te, c'è un essere conosciuto come Grimlock. Vedi che questo Grimlock, questo essere qui, ha allungato la mano verso la porta che adesso è aperta, e da quella porta fuoriesce una lunga lingua. E si fa e riesce a intravedere questa creatura che fuoriesce la testa dalla porta. Il basilico. E ci vediamo alla prossima sessione. Ma porca puzzella. Vabbè, dai. Ragazzi, non l'avete visti perché hanno fatto 21 su stealth. Mannaggia la vuota. Con vantaggio per mimetizzarsi nella pietra. Però l'odore non ha c'era. Fatto mimetizzano completamente. C'è tutto il. Non riesce a distinguere dalla vera pietra. Per natura loro sono degli esseri che vivono in comunione con la pietra. Vabbè. Ora vivranno in comunione con la morte. Prossimo episodio, quindi sposto al talk. Prossimo episodio, prossimo episodio. Dai, io me lo sarei sparato ora il fight, però magari è lungo. Sì. Se volete continuare, non lo so. Io ve lo dico, sei un quarto boy. Io per Luigi mi so più che altro. Sei un quarto boy. Sei un quarto e soprattutto vengo da uno spettacolo, quindi so. No, dai. Come fai a tanto reggere, il 24 abbiamo anche la mega sessione, quindi dai. Mamma mia, è vero. Il 24 c'è il continuo, il Maratona Heritage. Esatto.
E dunque, no, fate decidere alla sarà, chat. Sarà da rifare la maratona. No, fate decidere alla chat. Chiunque è qua che dice. No, non è il suicidio, è... No, è il suicidio perché ci direbbe, vabbè, continuate fino a dopodomani. Sì, 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 l'hanno dimostrato e manifestato questa loro volontà. Sì, sì, sì. Siamo a 380 abbonati. Mamma mia. Io ragazzi ma volevo fare... Ma la fight? Infatti è ansioso. No, 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 più. No, no, no. Aggiorna Roll20. Aggiorno. Io comunque... No, niente, a posto. Alla prossima. No, e poi... No, no, alla prossima. No, perché l'ho imparato il culo all'inizio. Cioè, nel senso, allora, ragazzi, questo non l'ho fatto io. Occhio che se zuzzurra. No, perché ci sono. No, perché effettivamente è un dungeon molto tosto, questo qua. È giusto che vi ho detto cos'è che ho cambiato. Nel senso, perché vi ho fatto livellare prima. Perché voi non dovevate livellare prima del dungeon, eh? Cazzo. No. Voi prendete un livello da manuale, prendete un livello ogni volta che completate un dungeon. Scusami, ti interrompo. Potresti fare il reboot della musica? Perché al momento non la sento, sì, riaggiornando. Aspetta. Grazie. Ma la senti? Roll 20, merda, ti odiamo, sappilo. Chiunque ci sia dietro quel cazzo di sito, sistematelo, compare, non è possibile. Nel 2024 ci sono le intelligenze artificiali, sto cazzo di sito fa quello che cazzo vuole lui. Ma com'è sto fatto? Perché è un'intelligenza artificiale? È fatta male, stupidità artificiale. Stupidità, sì, artificiale. Sì, esatto. Ancora non me lo fa, aspetto. Ma che come cazzo? Ancora no? Mai canticchio. Ma veramente non senti la musica? Sì, ma è stata, l'ho sempre sentita, mo adesso... meglio alla fine che prima. Luigi, spiega la musica, ieri. Spiegala, allora, la musica... Allora, un ritornello medievaleggiante, celtico. Pensa, io stavo partendo da 4/4, 3/4. Croma, no, biscroma, minima. LOL. Giustamente più analitico di me. Giustamente chiave di sol, chiave di fa. Luigi spiegacemente. Anche Luigi spiegacemente. Bello, bello. Allora, ragazzi, spero che la sessione vi abbia divertito. Sia mi stata... è mancato tutto ciò, raga. Durato una settimana, ma mi è mancato proprio tanto sto io party. Abbiamo perso un po' più di tempo perché ovviamente come giusto che sia, tutti quelli quando mancano un pezzo di sessione la recuperiamo anche con chi è mancato, che, che a me è piaciuto molto anche quel pezzo perché cioè, mi dà la possibilità anche di concentrarmi su un personaggio solo. E Gibbet Crossing, questo dungeon punta molto su quello che è successo qui dentro, perché è successo un fatto. Come tutti i bei dungeon, alla fine. È successo un fatto grosso qua. Molto, anche molto triste, perché si era... perché di base sto posto era un... No, non dico più niente. Non dico più vuoi rovinare tutto lo spettacolo a chi ci segue e anche a chi sta giocando con te? Hai ragione. Sarà interessante scoprirlo, sarà interessante. Sì, sono certe stanze. Ringrazi, come la allora, situazione. Dunque, abbiamo ringrazi dopo il monumentale traguardo dei 380 abbonati, siamo mamma a 380 mia, abbonati. Adios. Ringraziamo Envil dal futuro, che ringrazia Nino Dungeon, e Mike Blur 1993 che per 5 mesi insieme a noi e che fa 8 che per 14 mesi è insieme a noi seduto al tavolo. E poi ringraziamo la locanda del Maio che ci ha raidato e ha insieme anche a DS Dungeon. Grazie ragazzi, ovviamente non vi abbiamo ringraziato subito perché eravamo in roleplay, quindi grazie mille per il raid. Grazie veramente di cuore a tutti. Tutti quelli che ci seguono, tutti quelli che ci hanno seguiti, tutti quelli che ci seguiranno e tutti quelli che ci stanno guardando la piattaforma rossa, tutti quelli che ci guardano la piattaforma viola e tutti quelli che ci devono seguire su Instagram, su Telegram, che famo le cose fighe sia su Telegram che su Instagram. Ragazzi, trovate il link qua sotto nella descrizione se ti trovi la piattaforma rossa, proprio per unirti ai nostri canali social in cui parliamo e facciamo varie cose, varie stronzate, insomma, e quindi unitevi a noi, insomma. Posso fare un appello?
L'appello, vai. Fai posso l'appello col cappello. Ok, una domanda. Cara gente che c'è su Twitch, cara gente che c'è su YouTube, io ho... Mondo che seguite i Diventi Nation. Io ho la fortuna di avere un team di un sacco di persone, eccetera, eccetera, no? Ma voi che siete tanti, perché non venite a dare una mano a sti disgraziati che giuro devo fare tutto quanto da soli? Quindi venite a dare una mano, cazzo, siamo una community, sì, e fate qualcosa, cazzo, venite a dare una mano. Quindi, sta crollando il tetto, raga, qualcuno c'è di... montatori, editor, tutto. Venite a dare una... proponetevi, cazzo. Scusate, è che il mio sfruttatore... Dai, no, è vero. Sì, beh. No, però vero, cioè nel senso per ora ci stiamo prendendo sempre di più alla community, a tutto quello che ha da offrire noi e noi a loro, e ad esempio appunto come abbiamo detto anche all'inizio il carissimo Noctis si è offerto di fare un logo che è venuto, mamma mia la crema, Slayer in questi mesi ha montato diversi reel, tutti delle clip, ecco una cosa che voi potreste fare è fare più spesso clip, una cosa che ci piace anche condividere con chi magari non ci segue in live ma magari potrebbe anche essere invogliato dalle clip o anche delle gif come modi, se c'avete delle gif di per i momenti passatemele che poi le mettiamo su Twitch come modi con da spammare in chat. Quindi se tutte queste cose passateci le robe, passateci su Telegram che poi le riproponiamo anche sulla pagina Instagram anche. E niente, per il resto ragazzi, grazie mille del supporto perché 380 abbonati grossissimi. Grazie mille. Forse durante la quarantena ci siamo arrivati a forse 400, una cosa 430, così, una roba del però genere. mai, quindi grazie mille, grazie a tutti. Che tra l'altro una cosa molto bella, che prima non facevano spessissimo e ora invece fanno spesso, è di regalare gli abbonamenti ai community, che è una cosa che se ci pensi è bellissima, perché danno proprio quel senso di comunità, tutti gli effetti, sì. Vero. Quindi, raga, Luigi, un grazissimo, grazie guarda, mille. Io non lo sapevo che oggi avevi... oggi, ma anche domenica prossima, in compenso. Wow. E vedete, minchia, sto guaglione c'è. Cioè, dopo uno spettacolo sarai morto, sfinito, tipo, stecchito. E quindi grazie mille. Spettacolo contano come 8 ore in miniera, fidatevi, non ci si crede davvero, ragazzi. Sono d'accordo. E io sto in regia agli spettacoli teatrali. Mamma mia. E grazie a Eizen, che per 2 mesi si siede insieme a noi e ci scrive tuttavia. Oh, ma sto tuttavia, lo dico così tanto. Tuttavia. Tuttavia. Vabbè, ma sono di quelle parole che ti aiuta a fare sì, a navigare nella narrazione. No, allora perché tu vedi tuttavia come tuttavia, mentre tuttavia invece... non te ne devi preoccupare. No, io vedo il tuttavia come tuttavia. Hai presente la cosa degli anime, no? Sì. Gli ha spaccato il culo. Tuttavia. L'Homer Simpson. Cioè, nonostante altrimenti, dopodiché, a destra e a manca. A destra e a manca. E cioè, che manca. Marchio. Non manca a destra. Manca a destra. Io, unico superstite della mia stirpe. Comunque, quindi un grazie mille a Luigi. Grazie mille a Felice. Un grandissimo abbraccio. Stasera ho stato lui. Anche la scorsa live ho stato lui. Perché posto ancora tutto io. Non mi sono proprio ripreso, però grazie mille, Felice. Ma va. Oh, Omar, a te un grazie, va sempre. Grazie a voi, ragazzi. Va sempre di cuore, ma questa volta ancora di più per averci deliziati con l'unica barzelletta che questa sera ha fatto ridere. No, non è vero, scherzo. Se la prossima volta veregge, potrei provare a dirne una io. Non so, però se Felice vuole lasciarmi lo spotlight. Io non lo faccio nemmeno a 4.000 sub. Ma perché non sono bravo proprio a raccontarla. Se Omar non si sente bravo, io proprio tier di meno. A 20 sub troverai il coraggio di farlo Anvil. A 4.000 sub lo faccio. No, vabbè, magari lo faccio. Comunque, dai, se dunque, raggiungiamo ragazzi, le 400 devi, preparatene una. Le 400, quindi, vediamo. Comunque, ragazzi,
grazie mille per averci seguito, grazie mille a Omar, a Felice, a Luigi e ovviamente anche a Envy, i miei giocatori, per un'altra live insieme. Bellissime soundtrack anche stasera. Grazie, bella soundtrack, l'adoro. Quale? Mamma mia, quella là tutta strana, quella tutta al contrario. Ah, quella al contrario, sì. È di Epidemic. Sì, è per una canzone di Epidemic. La uso su Bastards sicuro, troppo è fatta al contrario, però. Vada subito. E dunque, ragazzi, ci vediamo giovedì, ricordate, con Il Ritratto della Follia, una nuova sessione, finalmente ritornerà anche lì il nostro Anvil, che è andato a sto nightclub, che proprio si è preso tutta la giornata al nightclub, diventato il day club. No, devo vendere la macchina. Infatti ora mi devo organizzare con Felice, perché la voglio attualmente vendere, quella cazzo di macchina. Passiamo alla bicicletta elettrica anni 60. Vespugo con la moto. Frank. Entriamo al museo, Frank. Mi serve un po'. Sì. Emily. E quindi, oh, vediamo che una cazzo notte c'è al museo, va. Intanto sì, Frank, già vi ho trovato il nome live. Intanto Frank, prima di qualunque cosa devi dirci che c'era in quel quadro, perché ci hai fermato. Ah. Oh, ma così, no. Quindi Frank resta. Però sai come è finita la sessione della scorsa volta? Vabbè, vedete che finita. So stronzo, alla fine così. Sì, praticamente eravamo lì. Alla prossima sessione. Bellissimo. Ah, vedi, lui queste cose le sa fare perché ha un'anima registica. È un bastardo. Che non è il mio canale. È un bastardo. Perché è un bastardo. Ed è un masso. Tanto domani gli arriva il pacco che gli ho mandato, Felice. A bomba. No. Va bene, dai. D'amore. Liberiamo Luigi. Dai, Luigi, vatti a buttare a 4 di mazze a letto e non ci pensa. Che domani è lunedì. Esatto. Bello, eh? Che è, no, il giorno, è il mio giorno peggiore, perché il lunedì sono chiusi i teatri. Vedi. Eppure le pollerie. Eppure i parrucchieri. Ma me tocca lavorare lo stesso. Quello è lì. Buonanotte, ragazzi. Grazie mille. Da il tizio col foro dietro e il cranio vacante. dal Grimlock, dagli ossicini delle dita pietrificate. Aspetta un po'. Dal bastone dei boschi e dalla cacca dura dura. Lo sapevo. Una volevo dire. Buonanotte. Ci stanno i credits. Forse. Ci stanno. Caso, non è detto. Colpa di Felice se non non è caso. Detto. Effettivamente. Non è detto. Chi può dire? Ci sperate. Non ci sperate. Dagli è forte. Un po'. Dagli è...